Ci siamo? Buonasera, eccoci. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Allora aspetta un attimo lì, sto finendo la cosa. Birial con Enrico, vai, pubblica un Birial in ritardo, vai, eccolo. Eccomi qua, pronto ragazzi. Stasera con la bannanza rossa contro l'invidia. Posso mettere pure Spotify. Cosa è poi c'è ne sai faccio lì? Ci serve cogenne. Allora invia. Vai, Birial fatto su Instagram. Su Telegram. Tu pensa alla Madonna se andava là dentro e rientro dentro la pendola. Io capi come sono fatto io. Eh? Io sono rotto, l'hai rotto. Ah sì? È cascato per terra. S'era rotto? Si è rotto l'uetro. Sta là come se sta ancora a parlare con quello, sì. Allora, grazie mille Manolas 8994, grazie mille, 4 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo, grazie. Grazie mille anche a Mercunes, grazie mille, 2 mesi di resub, grazie mille, bellissimo, grazie. Allora, un momento solo, raga, che sto a finire di pubblicare 2 o 3 cosette qua. Lagga pure un po', quindi aspettate un attimo. Sto a finire di caricare 2 o 3 puttanate. 2 o 3 puttanate. Ecco, sta caricando al volo un attimo su Instagram. Allora, ciao Fosca Corda, come stai? Porca troia Fosca, grande. Ciao Ste, ciao Sharon, ciao Recciola Smusi, ciao Achetti. Oggi siamo qua con Enrico. E aspettate un attimo che sto caricando. Ma perché oggi Fabiano internet? Non lo so, Henry, è successo un casino ieri con la connessione qua, quando ci stava lì temporali, ha fatto un macello. Ma ha fatto una natta ieri. Una? Una natta, una briscola. Ah, una briscola ieri. In Amanda l'ha fatto un casino. Sì? Sì. Allora, Telegram ha fatto, Instagram, TikTok, su YouTube... Ah, YouTube, lo video. Vabbè, sti cazzi. Cazzo. Ok, allora ragazzi ci siamo, bentornati, ben ritrovati. Allora se volete fare qualche domanda a Enrico potete farla tranquillamente in chat, no? Sì. Tanto Enrico risponde sempre a tutti, sempre a tutti. Un uomo d'oro, esatto, o a me, potete farla in chat come sempre. Grazie mille Manolas delle sub, io come sempre ragazzi vi ricordo che saluto tutte le sub, ringrazio tutte le sub o più tardi o magari quando tra una scena e l'altra, quindi... portate un po' di pazienza, ecco, se volete fare la sub vi ringrazio, ma la sub deve essere fatta sempre per supportare questa live, anche perché oggi, cioè, un buon 30-40 euro di ricetta la siamo spesa oggi, sì, 30-40 euro, più dopo pago Enrico, pago mio padre, pago tutti, pago le tasse, tutto, vabbè, alla fine lo faccio perché mi piace, perché mi diverte, però ecco, diciamo che la sub va per supportare il canale e questo streaming, poi se non perché dovete essere, diciamo, per forza salutati o cose così, che lo faccio io è una cosa in più, però se volete fare la sub fatela tranquillamente e io vi ringrazierò tutti quanti uno per uno. Allora, ma te c'è la maglia sporca? Lo so, me la vado a cambiare, che dici Ri? Meglio? Non c'è una pannanza? Vabbè dai, me la vado a cambiare, dai, arrivo. Enrico mi adotti, dicono? No? Dice Enrico Madotti? Ah, non lo so. Perché ho messo mi piace, grande, ho pubblicato tutto, Allora. Io metto la maglietta nuova. Quello sotto ci sta mio padre pure che sta a chiacchierare sotto con un fan che prima mi ha scritto una cosa un po' brutta. Mo' indecenti. L'ho bannato. L'ho bannato su Instagram. L'ho bannato, lo so bannato. Sono bannato su Instagram, su Telegram e pure su Twitch. Lo so bannato dappertutto. Era un fan di quelli storici poi, che mi seguiva da un botto, però non è che se uno mi fa la sub allora deve, cioè, c'ha il diritto di offendermi o di mancarmi di rispetto. Niente. Esatto, esatto, esatto. Comunque, ragazzi, andiamo avanti. Grazie mille, Genpaie 85, grazie mille di 3 mesi di resub. Allora, oggi siamo qua con il grandissimo Enrico. Bello preciso, perfetto, l'appuntamento più bello di Twitch Italia, ovvero in cucina con Enrico, vero Enrico? Grazie, grazie. No, madonna Enrico, come stai Enrico? Tutto bene? Magari Dio, vengo a respirare. Oggi qua c'hai un bello braccialetto qua, che roba è questo? Mi ha regalato una pancarella. Ma è una figa qua? Sì. Che cazzo è? E io uguale. È più di una, madonna. 1, 2, 3, 4. Oggi c'è un bello vestitino qua, tutto vestito bene oggi. Sì, sì. Allora, oggi che facciamo Enrico? Oggi facciamo bocconcini con fagioli. Bocconcini sarebbe tipo spezzatino? Tipo spezzatino, sì. Tipo spezzatino. Con fagioli. Questa che carne è? Questa è la pietrata. La pietrata? Pietrata, sì. Una pietrata e carne di? Di vitellone. Ma è buona da mangiare? Come no? Puzza un pochetto, sì. Mamma mia Enrico, ma che te? Puzza. Puzza, ma puzza proprio. Ed è gioietta. Grazie, grazie mille Magra Vincent. Madonna, tu senti che puzza Enrico? È annusa. No. Ma questa è da buttare. No, che butti? Questa è da buttare via. Che batteria! E fammela buttare la puzza. No. Dai, pigli un po' di carne macinata. No, butta qua, che è la carne macinata? Ma sei sicuro che si mangia sta roba Enrico? Sì, si mangia. Ma questa puzza di merda puzza Enrico. Ok, poi che abbiamo qua? I fagioli. Vi faccio vedere i fagioli, ragazzi, perché questi sono fagioli, non quelli dentro i barattoli. Quelli dei tuoi padri, quelli che... Esatto, questi sono quelli proprio buoni, vedi? Caserecci. Caserecci, vedi, belli precisi questi, messi già in ammollo, giusto? Sì, sì. In ammollo la sera prima? No, adesso messi perché freschi, Ah, freschi. Questi bolle subito. Ma questi si mangia... Quanto ci vuole per cuocere questi? Questi un quarto d'ora, 20 minuti. Mamma mia, sono belli, questi belli proprio, Questi voglio fare l'aria. Sì, questi... A me piacciono i fagioli, Poi dopo ci abbiamo... Qui abbiamo la pietrata, abbiamo le varie spezie, sedano, carota, cipolla, maggiorana e... Ah, il sedano! Sedano. Lo vado a prendere? Ce l'hai qui? No, ce l'ho sotto, lo vado a prendere? No, se non ci sta non ce lo mettiamo, dai, non fa niente. Dai, Enrico. Vedi come ti pare? Ti piace? A me non mi importa niente, tanto io quando è cotto mangio tutto. Ah, quando è cotto mangio tutto. Io lo porto su di tuo padre. Babbo, le porti un po' di sedano? Portami un po' di sedano, babbo, fidati. Ah, c'ho fritto c'è allora, detto sì. Ah, ma portami un sedano se ce l'hai. Lusedano! Vabbè, non fa niente, non c'è sta lusedano, non c'è il sedano. Allora, abbiamo qua che è questa erba qua? Questo è il pinocchio selvatico con la maggiorana. La maggiorana, ecco, questa qua è la maggiorana. La maggiorana, ragazzi, che si chiama il ruffiano della cucina. Se ne so buono. Allora, ma perché non ti piace lo sedano? Perché non mi è piaciuto mai tutta la vita mia. Non ti è mai piaciuto? Perché? Proprio mi dà fastidio la puzza. Ah, ti dà proprio la puzza? Mi dà volta a stomaco. Ah, a me puzza invece la merda, quella... sa del zolfo, quella roba lì, no? Come si chiama? No, qual è quella cosa che sa un po' del zolfo? Che è? I broccoli? No, i broccoli. I cavoli. La puzza dei cavoli proprio non mi piace, ma nemmeno uso pure. Poi abbiamo cipolla, carota e pomodorini. Pomodorini, qua li facciamo vedere, pomodorini. Finocchietto selvatico. Eccoli qua, pomodorini, abbiamo un po' di pomodorini qua, belli precisi. Poi abbiamo... Le patate pure? E ci mettiamo 2 patate, sì, per cambiare un po' il gusto dello spezzatino. Ecco. Queste sono morbide però, Enrico. Sì, che fa, meglio. Meglio? Sì. Ma queste è da buttare via, Enrico. Ma no, ma vanno un po' che butti via le madonne. Mamma mia. Enrico, sta lungo. E c'è qua? Aspetta, mo accendo, sì. Intanto nel frattempo che noi parliamo, Matteo accende... Acceso. Accende il fornello perché i fagioli si devono lessare. Dove lo si messo il tartufo, Enrico? Sta qui. Dove lo si messo? Ah, eccolo. Enrico... L'altro giorno Lord of Tarfall, ragazzi, il re dei tartufi, non so se l'avete visto, ve lascio il link da qualche parte qua, da qualche parte a destra e a sinistra, non so se volete vederlo. E ci ha portato il tartufo, io l'ho messo dentro un barattolo, ma sono passate 2 settimane, Enrico. Tu questo lo mangi comunque. Questo mi piace rovinare. Mamma mia, Enrico, oh, non usa, non ti puzza. Ti piace? Magari ci fosse, sapuzza sempre. Sì? Aspetta che vi faccio vedere il tartufo. Aspetta, Enrico, aspetta. Qua praticamente vi faccio vedere il tartufo. Io a Enrico gli ho detto questo ci stava a buttare. E ha fatto un po' di fiori, di fiorella. Ha fatto un po' di muffetta. Un po' di muffa ha fatto, no? Enrico se lo mangia comunque anche quella muffa. Che dovrebbe stare in mezzo al sale, dovrebbe stare. O il riso. Enrico se lo mangia comunque anche con quella muffa? Sì, se lava. Enrico, ma tu te lo mangi comunque? Sì, sì. Sì? Io non me lo mangio perché ho paura. Anche io ho paura, se non lo mangio. Quindi questo te lo mangi tu. Qua. Allora, iniziamo Enrico. Abbiamo messo a cuocere i fagioli. È già acceso qui, sì. Sì, acceso. Quanto ci vuole qua per cuocere questi? Una mezz'oretta. Una mezz'oretta. Il tempo che si prepara tutta la carne. E allora andiamo a preparare subito. La prima cosa che facciamo, andiamo a tagliare la carne. La carne, quindi scendi la pentola, Matteo. Sì, voglio io, questo non taglia niente. Taglia niente? Perché? Ti serve quello per arrotare? Ah, tu fai cucire. Ah, però meglio questo. Enrico lo vede al volo, vero? Lo vedi al volo se taglia o non taglia. Vero Enrico? Mo taglia meglio, dici? Sì. Sicuro? Sì, decisamente. No, madonna, guarda là. Enrico taglia così, taglia la roba. Vai Enrico, fagli vedere ragazzi come si taglia. Prendilo bene, ecco ragazzi, vedete? Fai tutti, tipo, tutti i pezzettini, tutti i pezzettini. Tutti i pezzettini fai, no? Tutti i cubetti. Ok. Aspetta che pio... questa grande. La padella. Metti un po' d'olio intanto, nel frattempo. Sì. Un po' d'olio. Chi è? Grazie Cancro! Che Cangaro! Cangaro! Grazie mille Cangaro! 94, come stai? Ciao bello! 52 mesi di resub! Grazie mille, bellissimo, grazie! Ciao bellissimo, grande, grande, scusate mi sono sbagliato. Grazie mille Dagan TV, grazie mille, 31 mesi, porco demonio Dagan. Ciao bello. Allora, qua abbiamo una bella carne, questa qua è carne di qualità Sì, bellissima. Ma tu te la mangeresti pure così cruda? Io la carne mangio cruda pure. Così, mangiate un pezzo. Tu non la mangi carne cruda? Mangiate un pezzo. Ma te lo faccio vedere. Non ci credo che te mangi un pezzo qui. Bisogna cucinarle, dai. Ecco, guarda. A crudo? Fa bene la carne cruda. Ma niente, fa venire la salmonella, Enrico. Come no? Scendi, Matteo, scendi. Scendi la carne. Enrico qui ci si mangia la roba... Porca troia. Enrico, a crudo. Cazzo fai, Enrico? Vabbè, no, voi non gli date retta ragazzi, la carne va cotta. Ovviamente lui è un professionista, qua siamo tutti professionisti. Enrico è un professionista. No, Enrico, sai quando la carne... No, non lo sa. E poi, cioè, sì, alla morte. Quanti anni c'hai? 76. È arrivato 76 anni, ragazzi. 76 anni. No, sono del 50, quanti anni è? 73. 73. Allora perché ho chiamato 76 io? Come 76? Ho detto 76. No, 73, cioè 73. Sì? Sì, ancora sei giovane, Enrico. E mica... Allora... Aspetta un po'. Qua. Io giro un po'. Sì, no, mettiamo sale. Alzo tutto? No, alza. Alziamo tutto qua, bella precisa. Enrico, qui c'è proprio... Non gli levi la buccia da fuori? No. Qui c'è proprio, la lasci tutta intera, la carota, così... Tutta intera, bella precisa. Guarda come taglia la carota Enrico. Io non so mai visto tagliare una carota così veloce da un uomo. Cioè, veramente. Guarda là. Mamma mia. A tagli super veloci, Enrico. È una madonna. Guarda là. Facciamo una variazione e ci mettiamo un po' di finocchio. No! Finocchio. Finocchio selvatico. Un po' di finocchio, ok. Quindi cipolla. La variazione. Vabbè, cipolla. Ah, guarda qua, bello preciso. Mamma mia, madre santa. Bei colori, Harry. Guardate qua che bei colori che ci stanno qua sopra. Una meraviglia, la morte sua. Lo finocchio quindi ci abbiamo messo dentro? Sì. Finocchio. Un attimo, eh. Sì. Devo fare un paio di testa dei cazzi qua. Che è? Noi ci avvisiamo una volta. Mi ha fatto prendere una paralisi, Henry. Ah, scusate un attimo raga, devo un attimo controllare. Ok. Perfetto. E una madonna Henry. Ma che già si è tagliata la cipolla? Tutto. Ma io stavo andando un attimo di là, ammazza che profumo ragazzi. E un po' il dado. Madonna, ma tu come fai Henry a sapere tutto l'accoppiamento delle spezie? Tutto. Che serve? L'aglio. L'aglio? C'è scritto l'aglio, che c'è? Sì, come no? Però è rovinati Henry. È meglio se è rovinati. Eccolo. Vabbè. Lo apro? Sì. Uno? Sì. Non gliela faccio Henry, se gliela fai tu dopo. Ah, lo apro io. Un aglio, ti è piaciuto il coniglio con l'altro giorno quando sono cucinato il coniglio? Ho cucinato il coniglio con... come si chiama? Con l'aglio. 15 agli ci avevo messo. Enrico gli è piaciuto, eh? E beh. E gli era piaciuto, era un po'... Io l'aglio lo mangio crudo. Da ragazzi, mi ricordo che ce lo dava in collegio. Crudo? Due spicchi d'aglio e un cucchiaio di zucchero. Ogni volta lo messo. E non bevevamo mai l'influenza. Ah sì? Sì, com'era? Un po' di aglio con lo zucchero? Aglio con lo zucchero. Henry, devo uscire con una ragazza domani, non posso, dopo... A posto. Dopo mi puzza l'alito. Meglio no allora. Stai in chat? Se stai in chat ti dà fastidio l'aglio, la puzza d'aglio dell'alito? È una madonna! Altro che affettatrice! Guarda là Henry come va veloce! Madonna Henry! Ci lo metto dentro l'aglio? No, adesso lo taglio. Sì. Vediamo Enrico. Enrico è un maestro in cucina, ragazzi, mica no. Vedere Enrico che cucina quando. Guarda, veramente è buonissimo. L'altro giorno sono venuti i ragazzi in chat qui, no? Quei ragazzi lì, l'editor e l'amico, no? Sono rimasti sbalorditi, mi hanno detto, ma te non pensavamo che Enrico cucinasse così bene. La madonna! Così? Tutto dentro, io bello preciso con le patate, vai io Henry, vai, metti dentro Sor Macchio, e che ci fate Henry? Ti sei tagliato? No, era due. Ah, Sor Macchio. Sor Macchio, sai chi è Sor Macchio Henry? È un ragazzo che fa tipo i video, non so se sta ancora in chat Sor Macchio, è un ragazzo che fa i video su YouTube dove prova le ricette dei ristoranti, no? Ma Sor Macchio devi venire a casa mia una volta. Vai a Roma, vai a Napoli, ma non vieni mai nelle Marche? Dai, che cazzo, vieni qua, vieni a provare i vincis grassi fatti da Enrico, no Henry? Sì. I vincis grassi, che è famoso, tipo lasagna, non so, i vincis grassi da Enrico. Gli facciamo i vincis grassi a Sor Macchio. Sì. Andiamo a mangiare buono, marchigiano. Domenica prossima, vuoi venire domenica prossima? Una domenica. Maggiorana? Quando te pare, basta che me lo dici prima. La madonna Henry! No, non ce la vuole questa. Ma guarda Henry! E che va? Salvia. Guarda quando ci hanno messa, porca puttana, ragazzi! Ma la madonna Henry! Come c'è questa troia? Una domenica, scegli tu una domenica, mi fai sapere, basta che poi ci vieni qua. Scrivimi su Instagram se te va. Madonna Henry. Salvia. Ma questa salvia. Ma guarda Henry. Mettiamo anche altro finocchietto che sennò questa va male. Questo va male, dopo non va bene se ci metti poco finocchio. Più finocchio meglio è. Più finocchi ci metti meglio è dentro. Sempre. Vai, vai. Parte il cuoco è questa. Ridicolo. Per farlo ancora più fino si va così, vedete la mano come tengo io? La mano sempre vicino alla cosa, la punta. Sì, sì, non ci provate a casa, eh. Non ci provate. Lui è esperto. Non sto scherzando sul Macchio, se vuoi venire a assaggiare un piatto di Enrico, vieni. Una domenica. Allora andiamo avanti adesso con i pomodorini. Però me devi far sapere prima, tipo, perché c'ho un torneo di League of Legends, una di queste settimane. Tutto dietro, se vuoi dormire qua, puoi dormire qua, c'è anche la possibilità di dormire qua, c'è tutto, c'è. Lo vino che ce l'hai, Matteo? Vino bianco. Sì, madonna, guarda qua che cazzo del profumo, veramente, oh, una cosa, guarda qua, una meraviglia ragazzi, vi piace? Guarda qua che roba. Ma di niente, oddio. Oh, Tenri, porca troia, no, che fai? Sta per terra. Faccio lì, guarda. Lasci lì? Sì. No, non si mette dentro la padella? Ah, va, perché mi dici, mi hai gente. Vai, io lo piglio. No, lo stava fuori. Ah, lo sciacqua e poi c'è. Lo piglia da dentro, Cos'è il vino? L'ha pigliato da per terra, l'ha piccato. Da per terra. Ma tu non ti butti via niente lì? No. Madonna. Qua, tu butta tutto il vino, questo, tutto. Tutto? Sì. Sei sicuro? Sì. Allora, dai, io un goccetto per te, un goccetto. No. C'è rimasto poco, dai, e bevi un po', dai, un goccetto, bagnate le labbra, Enrico. No, le labbra te lo bagno dopo. Con la figa. Io, magari. Allora, io guarda qua che robetta, madonna. Oh, qua bollono i fagioli, eh? Metteci un po' di sale grosso, Matteo. Sale grosso qua, sale grosso marino qua. Oh, che c'è? No, non c'è qua. Ma ci sei ficcato le diti! E che gli va? Ma ci vai con un dito? Con me? Madonna santa. Ma ragazzi, vi faccio vedere come sgaloppa l'acqua. Io, Enrico, vedi, ma metteci il dito, Enrico, metteci il dito. Prova, vedi. Dove vai, porca troia? Enrico, ma tu ti bruci le mani, Enrico? Non è buono. Madonna. Però Enrico, questo piatto è magnifico, veramente. Vedi un cucchiaio di farina. Ah, pure la farina ci metti dentro? Sì, perché fa l'indingolo. Ah, ci sei dimenticato però un ingrediente. Rudato. No, ce lo metto dopo. Ce lo metto? Ah, dopo, ok. Ok, un cucchiaio di farina, non so perché ci va pure un cucchiaio di farina, però perché ce la mettiamo. Addensa un po' la salsa del... Sì. Grazie D'Arcugne! La farina. Dimmi tu quanta, Enrico. Dimmi tu quanta ce ne metto. Ah, lui non ci ho messo, sì. Sì. Quando ce ne metto? Aspetta un attimo che ci metto prima. Sì. Anche i pomodori ci metti, Enrico. L'acqua calda c'è? L'acqua calda? L'acqua bolle troppo, dicono. No. Falli pulire. Ok. Sì. Acqua calda? Sì, certo. Sì. Quanta? Mezzo bicchiere? Poco più. Anche uno. Sì, vado? Sì, tutta. Ok. Minchia. È un piatto veloce, Enrico. Veloce, buonissimo. Cioè questo con un bello panino. Tu metti in mezzo un panino, no? Solo che questo ci vuole prendere quella più alta dopo, perché dopo non mi c'entra. La prendo? Non mi c'entra i fagioli. To, la prego. Quella grossa, eh. Ce l'ho. To. Ah, mettiamo già dentro così. Sì. Porca diavola, Enrico. Ti serve un coperchio? Sì. Yo. Un po' di farina. Sì. Dimmi tu quando Enrico. Sì, sì. Farina, aspetta. Ah, Enrico, perché Enrico, cioè, se vede il zozzo Enrico non va bene. No, non riesco a... Non riesce a lavorare Enrico se vede lo zozzo. Una cosa incredibile. Io questa cosa non l'accetto. Cosa, Birbaz? Non ho capito. Allora, vado? Guarda, dalla me. Ah, solo sulla mano? Sì. Cucì? Sicuro? Quando ce ne metto? Guarda, basta? Basta adesso. Per adesso basta, dopo vediamo. Ok, io. Guarda, almeno fa tipo una specie di pappetta, no? Esatto. Una specie di pappetta, solo che qua si spende l'acqua. Come si spende l'acqua? Forse che... cosa mangio come cose? Credo che sgaloppa troppo. E riduco questo portare una sapore. Ok. Qua. L'altro giorno, Henry, ho seguito il tuo consiglio per il tagliere. Ho preso la lama del coltello, gli ho dato una bella e poi con l'olio gli ho dato una bella pulita. Va bene, una bellezza. Una meraviglia, guarda qua. Perfetto, è venuto. Sì. Hai visto? Guarda qua. Sì, con il consiglio del Enrico, ragazzi, gli ho dato una bella... Con il coltello, prima gli ho dato così, gli ho dato. Prima era quando il tagliere si era fatto tutto quanto. Gli ho dato una bella grattata così con il coltello, no, Enrico, con due mani. Con due mani. Così, con due mani. Ah. Una bella grattata. Ah, io faccio così, guarda, Sì. Come? Metti un po' qui. Sì. Una bella grattata, poi l'ho lavato, poi con l'olio. Faccio così. Questo c'ha i denti, perché c'ha i denti questo? Chi? Il coltello? No, non c'ha i denti. Licio. Ah! Madonna che duri! Ah, troia Dio! Ah! Ah. Madonna! Guarda là che mani... mani possenti, Enrico! Guarda là, fai cascare tutto pure! Io, porco demonio. Non si rovina la lama, dicono? Le mani, boh. No? Ti si spezza il coltello sulle mani dopo? Ma che? Ah! C'ho la pelle d'oca, Dio Cristo. Ok. Poi gli dà una bella lavata, no? Non gli dà una lavata con l'olio poi. Dopo ce lo mettiamo l'olio. Non ce lo metti dopo? Sì. Madonna, qua, che fai? Te la mangi questa la segatura? No, no, sto qua. Ah, uti. Certo. Che fai? Te la mangi dopo? Certo. Ragazzi, quello che mi... Qui se passo sopra non succede niente, no? No. Allora, vediamo un po' a che punto passa qua la roba. Adesso scendiamo questa e specie le butto via, che tanto questa è finita. Quando cazzo sei figo, guarda là che fregno. Io... Ma che... Ok ragazzi, allora dammi un po' un attimo, dai un po' una pulita qua per scotta, Henry. Ascolta che tendo che brucia come la madonna, Andiamo, che te fa? Vado? Vai. Allora. Ecco ragazzi, vedete come è tutto in ordine già? Abbrucia cazzo Henry, non è che... Adesso fallo chiudi, metti il coperchio, Matteo. Ok, metto il coperchio? Sì, però ci metto un po' d'acqua dei fagioli però. Ah, un po' d'acqua dei fagioli? Sì. Perché l'acqua dei fagioli? Sì, perché... Aspetta, è meglio. Penso io. Allora, qua. Questo. Qua. Facendo tre cucchiai, sì. Invece di metterci l'acqua... Ah, c'è stata la cosa nuova dei fan, aspetta, mo dopo lo vado a prendere. Quanto? Metti. 1, 2, 3 cucchiai. Ancora. Fanno 2 perché io non gliela faccio, sono troppo stupido. No, pure i fagioli ci ficchi dentro? Fa. Tutto? Ah, ecco là, io non volevo fare quel macello sotto però. Ma adesso. Io andata a mezza di fuori l'acqua, porca puttana, io. Che qui c'è dentro? Non lo so. È di plastica, Enrico. Mo' di sotto aspetta, chi è che gli dà una pulita lì sotto? Qui. Madonna santa. No. Alza. Ma la piastra sempre pulita e bella. Ecco. Il problema è che qua dopo, ecco. L'udato ce l'hai Matteo. Ah, l'udato? Ma tu ce lo metti sempre l'udato? L'udato perché era la cucina. Enrico ci mette sempre il dado, ragazzi, sempre. Toh, Un altro? Sì, perché ce li faccio lì. Un altro glutamato io. E vai. Viva il glutammato, io. Bello preciso, quanto ce ne hai finito? No, c'è rimasto pure questo. Questo. No, no, è l'ultimo, No, non ci metto più. No? Ok. No, c'è rimasto questo che è stato fuori. Ce n'è rimasta una puntina, ci metti? Uto? Oggi mettiamo l'acqua. E porco, e abbrucia. Via. Bello preciso, Enrico ci ficca sempre un dato. 2 dadi per Enrico. Sempre. Aspetta un attimo. Vai, Enrico. Devo sentire. Vai, senti. Ah, che fai? Lo provi? Sì. Con un cucchiaio, vai. Ehi, ti porca troia. Mi volevi giocare un dito, eh. Allora. Prova. È buono? Sì. La prova, Enrico? Voglio provare pure io. Assaggia. È buono? Sì. Il sapore è delicato perché c'è... Dopo se viene imbollendo ci mettiamo un po' di... Mamma mia, Enrico. Dopo quando giochi i fagioli devi vedere quello che è. Ma che io non sono mai mangiato una cosa così buona in vita mia. Penso che dopo dovremmo... Mi sa che questo va ancora più... Penso che dovremmo usare quella pentola là dopo per... Per finire a cuocere. Tutto? Vabbè, dopo, quando metti i fagioli. Ok. Qua. Facciamo una breve pausa, dice il predicatore. Questo è un piatto unico, giusto? Sì. Un piatto unico. Allora ragazzi, vado a prendere un attrezzo nuovo che mi hanno regalato i fan alla cena, quando ho fatto la cena qui a casa. E arrivo. È un attrezzo fantastico. Allora inizio a tuo padre. Abbo! Vengo a chiacchierare con quello? Guarda, che devo fare? Le porti, ti ricordi che ci stava tipo gli rimestoli, i cucchiai, quelli là di panna? Ma che c'hai, problemi di pressione? Arrivo. Allora, qua posso l'umestoli, quelli là che devi... No, beh, li vuoi far vedere? Sì. No, li uso. Li metto qua, li uso. Allora, c'è uno che mi sta a cagare il cazzo, raga, lo leggiamo? Su Telegram, @FedeliHS. È l'unico gruppo dove veramente io ascolto i fan, leggo i fan, c'è una community attiva, super attiva. Al momento sono 378 in linea su... lo voglio leggere però, dai. Ma non lo legge neanche, fammi via. Al volo, nemmeno al volo? No, non lo legge perché gli dai troppa soddisfazione. Ciao ragazzi! Rimestoli! Dici che non porterai mai più RP... fammi un attimo parlare. Dici che non porterai mai più RP... Ma poi lo riporti sempre. Io quando mai ho detto che non porterò mai più RP? Quando mai? Non è cotto, eh? Tu travasi le mie parole. Io ho detto, per il momento io smetto di fare RP. Per il momento, sempre detto per il momento. No, ma ce la luci tu. Io ho sempre detto che su Impero io non giocherò mai più. Fin quando non cambiava la polizia. La polizia hanno cambiato tutto il regime della polizia e ci sto facendo un altro pensierino. Non ho mai detto non porterò mai più RP. Ho sempre detto per il momento mi prendo una pausa. Vabbè, hai capito che non riesci più a fare spect e stai morendo come streamer. Ma perché lo segui? Fa allora. E bannalo, e su, ma te bannalo e basta. È rimasta solo quella piccola nicchia che ti segue quando porti il gioco che ti piace. Che gli piace. Quella piccola nicchia. Riesce a superare 500 spectre solo quando porti una tastiera, non si presenta. Riesce a superare 500 spectre solo quando ci sono ospiti o amici tuoi. Poi vai dai Greenwood, sembri una mummia del 1400. Buona la mummia, che rimane con un cazzo duro così dritto. Se si chiama mummia Enrico, rimane con un cazzo duro. Ma che gli devo dire uno così? Niente! Lo panni via! Non lo consigli. Troppa considerazione. Prima cosa, se volete mandare gli insulti, si mandano gli insulti a voce. Esatto. Col vostro numero di telefono contattate Matteo pubblicamente, dovete contattarlo. Non dietro la tastiera. Basta, chiuso. Ecco, ecco. Lo telefono, dovete mostrare chi siete. Tu me dico sempre io. Ecco, dopo questo qua è quello che mi ha scritto. Ciao Matteo, sono un tuo grandissimo fan. Non lo puoi leggere. Chi siete? Chi è? No, non lo puoi leggere. No. Chat private non le puoi leggere. E c'è un po' di gioco, Matteo. Ma è inutile che prima mi fai i complimenti in privato. Mi dici sei un grande, continua così, ti voglio bene. E poi mi scrivi queste puttanate. Sì, beh. Dopo ci metto pure i fagioli. Prima mi dice se sono un fan, ti voglio bene e tutto, poi dopo me ne scrive queste puttanate. Ma poi ci metto un rammagliolo dei fagioli schiacciati, Vincenzo. La patata schiaccia. No, la patata no. La patata sta dentro a pezzetti. Non ci ho pensato adesso. Ma ci mettiamo cucchiaio di fagioli. Dai, vabbè, dai. Spremi patate e poi ci mettiamo la cosa. A proposito, mi ha telefonato, prima stavo sotto a parlare con Siberiano, mi ha chiamato perché c'ho lo contatto telefonico. Siberiano 98, gli chiedo mente scusa per l'ennesima volta, purtroppo lui c'ha questo problema che scrive e non riflette, scrive, ti chiedo umilmente scusa, se lo riammetti in chat. Metti una cosa su. Basta il buono. Vabbè, le sale, sì. Buono lo sedano. No, lo sedano non c'è. Non ci sta lo sedano? Non c'è. Se possa seccare tutti i semi con le piante. Lo riammetto, raga? Bello quello premio. Ma gli sto scusa. Ma detto, dà le scuse pure a Matteo, poi dopo gliele do pure io personalmente. Dai, vabbè, lo riammetto, dai. Io, se uno mi chiede scusa, raga, un'altra possibilità gliela do. Ma 8 panna, 8. E vabbè. Veramente com'è lo sapore, se no? Buono, Enrico. Mo si addensa lo sugo? Sì, si addensa un pochetto, dopo ci fanno i fagioli, perché dopo una cosa con lo schiaccia patate. Ci sta? Sì, un misto con le patate, delle cose del genere. Questo? Questo lì. Schiaccio lì, in modo che i fagioli si cosa? Si densa la cosa. Diventa cremoso. Capito? Poi scrive. Ma scrive poco, perché ha detto sta sempre con lo televisore smart. Senti un po' a che punto sta i fagioli, Vince? Scusa, Allora, raga, dicevamo. Qua abbiamo, dove sta l'attrezzo? Eccolo, questo qua. L'attrezzo dei fan ci abbiamo, bello preciso. Eccolo. Non mi ricordo il nome di chi l'ha regalato. Guarda, non mi ricordo nemmeno io. Comunque, alla cena dei fan mi hanno regalato sta roba. 100 euro lì, C'ho 100 euro lì. No, che 100, dai. Che? 20 euro. 20 euro questi? Che ci piglio con 20 euro? Ma è acciaio, Che ci piglio con 20 euro? Lo senti quanto pesa? Pesa? Questo è pure acciaio, ma mi stai scherzando? La madonna, ma non basta 100 euro. Mi pare che sto fan ha detto che ci sta una fabbrica vicino a casa sua, se non sbaglio. Boh. Vabbè, comunque lo ringrazio perché AMC. AMC. Non so se è buono, però questo qua mi mancava così, mi mancava. C'era di plastica, ma questi qua mi mancava. 80 euro costa. 80? Quindi li ringrazio, ragazzi, ringrazio chi è che mi ha regalato sta roba perché guarda veramente non mi ricordo il nickname, non me lo ricordo. Magnifici, grazie mille comunque, grazie. Comunque, li metto qua dietro, li metto qua, vabbè. Ma tanto un pochettino, buttali qua dentro, Vince. Non mi pare. Fammi vedere come si vede. Fammi vedere come si vede, scanzate. No, va bene, li lascio lì, dai. Ah, bellissimi. Qui. Se li mettiamo sopra sta mesa. No, li lascio lì, va bene lì. Mi piace lì. Perfetti. Ragazzi, io vado. No, dov'hai? Sei provato? Passaggia. No. Butta, butta, io li faccio lì. C'è una schiumarola. Che è? Non so capito. È zitto, è zitto. Non so capito che è. Buoni, è buoni. No, veramente. Ok, io lo so provato. È buono. Buono? Non ti piace? Qual è il problema, babbo? Che ci manca? Che ci manca? Lo sedano. Lo sedano! Dove sta lo sedano? Non c'era lo soffritto. Ma non dai, babbo, su, fatti scherzo, è buono, Enrico, è buono. Sì, però non te la mangia tutta la carne. E su, Matteo. E su. E su, la pietrata. Questa è la pietrata. Questa me la mangio tutta con 2 kg di pasta. E su, dai, Matteo. Gliel'hai detto che la pietrata. Eh? Questo è il fai di ramochetto sui colotti di latte, sul pomodoro. Enrico si era preoccupato, ragazzi. No, 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 non mi importa niente. Ma io le lavoro in cucina. Dio padrino. E metterlo qua. Metterlo qua se fredda. La brucio, dopo mi brucio come... Anche lo sugo col pomodoro, mi ha detto certo. Qua, qui pieno qua, lo sugo col pomodoro. Allora, i fagioli qua ci siamo, Enrico. E Mazzo, che appena la schiumarola, butti ce ne dentro un pochettino. Li butto dentro un pochettino? Sì, sì, sì. Dopo ci mettiamo d'acqua dei fagioli. Io. Tutti i re? Sì, sì, tutti questi. Nandro, Nandro. Non mi dica Nicola. Nicola Cucuzza vorrebbe parlare. No, non scola, non scola mia. Alexa, accetta! Chi è? Chi è? Buonasera. Servizi Amazon. Protezione il suo a rischio. Chi è? Per parlare con il nostro operatore il prima possibile. Chi è? Si prega di non chiudere la chiamata. Parla con l'operatore 0, 1, 0, 5, 4. Vero? Chiudi, dall'Italia. Tempo stimato, 1 minuto. Ave Maria? Ma che cazzo è la servizio Amazon? Con l'Ave Maria, che cazzo è? E preghiamo. Ma chi è suo? Ma che è? Ma che cazzo è il Rio? Questo è il Radio Maria, eh. Alexa, zitta! Che mi dà pure il copyright dopo l'Ave Maria. No, sta proprio un mescolo, ce ne mettiamo la gola. Comunque, no, è buono, veramente. Buono, buono però è un po' la carne, è un po'... È un po' la sede coce, sede coce. Metticela tra qua. La tra qua? Sì, paro deve essere. No, che fai? Pigliamolo lo messo. No, no, buttala io così, dai. Ti faccio no dopo. Che madonna fa? Quando c'è bocca là dentro? Su quella pentola? Ma come madonna vi metti l'acqua, Matteo? Come l'andechi? E qui è un mestro? Sì, sì, una rapocchetta. No, devo ecco, sei un mestro, eccolo. Abbiamo un mestro qua, questo qui. È un mestro nuovo. Mestro nuovo, dai, questo qua è una meraviglia. Metti, Matteo. Ti spendo questo. Quanto? Lo so, perché cuoce lì. Cuoce. Quando ce ne va? Ancora? Ancora. Deve essere piena. Ma no, toccherà metterla su quella pendola lì, però? Eh sì, ma conviene metterla qua. Conviene metterla lì? Sì, sì. No, non c'entra, bisogna non c'entra quella più grossa. Non c'è? No, c'entra, va. Ma pure quella larga. Voglio, se quella larga qua sopra. La fai? Sicuro? Sì, sì. Ma madonna, vabbè, tu quando fai spesa compri per esercito, cazzo. No, no, ma siamo tre, porco dinna. Dopo magna Enrico, pure si riporta. No, no, che mi porta, una riga. Oddio. Vabbè, io, qua Enrico, tieni. Qua. Sennò dopo si spezza lo romanico. Qua. Oh. Cioè mi parla con lì. Mamma mia che bello. Oh, ti piace? Per 10 persone per 10 persone vabbè, ma i persone non metti tutti. Questo me la mangiano solo. Eh sì no, ma si dopo chiami lo dietologo. Che si dice? Siamo madonna fai tutta questa acqua. Non è troppo Enrico. Ma che c'è che me frega. Falla con gli veloce adesso. Ma che gli fa la bozzito. Che via la mestola. T'è accesa? No, no, me lo accendo qua. Ahia. È quella più grossa, eh? Discolta, piglia la saccia. Comunque vabbè, quando tu compri un gelato, se me lo compri... l'ho pigliato la frutta mista. No, quello per... quello rotondo lì. Quello rotondo solo pistacchio c'è adesso. Sì, ma pigliamene un po' di più. 400 grammi, Pigliene 3. Eh? 3, non me ne basta uno, babbo. Pigliamo tu qualcosa, Enrico. Babbo, pigliamene 3, uno non me basta. 1,2 kg e su, Matte, e su. Ma che te mangi 1,2 kg? Un del gelato e su. E perché dopo ieri non mi sono dovuto andare al kebab, mi sono preso 2 kebab. Ah, io vado via. 2 kebab, un baklava, 2 kebab, un baklava e le patate fritte mi sono preso, babbo. Dopo che lo chiami fa lo dietologo. Fabio Palumbo vorrebbe... Ma chi è? Alexa, zitta! Alexa, zitta! Io. Qua. Va bene, Enri? Guarda qua che meraviglia oggi. Guarda qua. Ma il magno domani a pranzo? Enri te lo porti? No! Mi sono tutto io stasera. Adesso, Matteo, adesso vado via, raga, vado via. Tante. Piacere, no, mettersi dentro. No, non posso sentire. Ma stasera, quando me... come l'altro giorno... Vieni qua. L'altro giorno mi sono mangiato 25 uova là. 25 me ne sono mangiate. Oh, ingetto. Dai, babbo, sono tutte proteine. Qua metti a sedere, non qua mocco. E su, e dai, non va bene. Dai, zitto. Allora, grazie mille, zio Gio. Ciao, bello, grazie mille. Ma dai, basta sta cazzo. Lo so. Grazie, zio Gio, 3 euro, grazie. Ciao, Matteo, stanotte ho fatto sogni erotici e c'eri tu. Ti massaggiavo il pisello con un mattarello. E tu saltavi sul letto. Santa Rosalea. Ti va di replicare dal vivo? Grazie mille dei 3 euro, grazie. Madonna. Ma che meraviglia. Grazie mille. It's ZSXX, 4 mesi di resub, grazie. Playmaker 00, 3 mesi di resub, grazie mille. Io. Tu fai la bene scoperta. Sì. E mi assorge il fluetto. Ah, il peperoncino non ho messo per niente, però. Ce lo mettiamo un po'? No, ce lo vuoi mettere? Quale? Oh, Matteo, no, lo devo mangiare pure io, Matteo. Non ce lo metti, dopo non lo mangio. Ma poco, dai! Non ce lo metti, dopo lo mettiamo sul piatto. No, questo no, Matteo, dopo non mangio. E non me le dai. No, santa madonna. E non me le rovinare i fagioli. No, non ce lo metti, veramente, a me. Adesso dopo pure Enrico, non lo mangia. Non metti sul piatto dopo. E provo il re, dimmi se questo ti piace. No, io devo provare a cucire, questo. E non ce lo mette, Matteo, per cortesia. Oh, mamma mia, non si mangia più stasera. Vedi un po' se questo ti piace, re. E su! Provo. No, non bizzica. Gli fa male. Non bizzica, re, non bizzica. Non bizzica? Madonna, dolorata. Pizzica? Dai, Matteo, e su. Tu prima o poi qualcuno... Pizzica? Pizzica tanto? Oddio. E su, dai, non fa bestemmia, Matteo, e su. No, non ce lo metti, no, non posso mangiare stasera. No, ma non lo mangia i fagioli, non ce lo metti. Sul piatto dopo lo metti, dai. E fermate, Matteo, santa madonna. Ah, non si mangia più stasera. A salute. Ma pizzica vorrei vendere lì? E su, Matteo. Però si sopporta. Magna subito un grossino dietro. Magna subito un grossino. Metti un grossino, porca. Te sei gonfia. Oh, sei gonfia la gola. Magna un grossino, Dio padrino. Un grossino magna. Ma è solo. Mollo. Madonna, mo li butto via. E dai, vaffanculo, ma te pare che non vinci. Magna un po' di pane. Fai il molla. Magna un po' di pane dietro. Santa madonna, quando gli conta voglia da comprarsi. E che madonnaccia fa? Io con un po' di pane, porca troia, io, eccolo. No, non ci puoi metterla dentro, perché veramente, dopo devi raga veramente. Metti un goccetto di sugo sopra. Io queste cose non le posso vedere perché te poveri ti si gonfia la gola, non respiri. No, la madonna! No! Ho rosso come un fuoco, guarda. Dammi un piatto. Mettici pure 2 fagioli, tu ci senti. Ci sono tutti i fagioli lì? Sì, tutti. Ma quando lui dorme li butto via tutti questi, ragazzi. Li faccio con sgrizzo. Prima... Che è che fischia? Nonna si brucia, babbo. Mettete un suvetto sopra. E lì l'acqua la leviamo sopra? Dove? Sopra i fagioli, è troppa acqua? No, fallo qui. Oh. Ci mettiamo un pochetto di farina, Matteo. Minge. Quando? Adesso sembra un pochetto. Matteo, mangia un crostino. Santa Madonna, mangia un pezzo di pane. Poi su, Miglia, dai, poi un po' il suo. Porca madonna, qui insomma si sente male. Una botta un'altra si sente male. Questo scherzo, a scherzo, Santa Madonna, incoronata, e quando ti butta voglia da comprarsi il peperoncino. Metti un po' di zucchero qui. Fallo vedere un po' la mangia, non bevi. No, no, allora ragazzi, dai, su, mo' fatti scherzi. Dai, Enrico, mo' fatti scherzi, pizzicaci, ma non tanto, dai. No, no Madonna, no, avete minato pure, Enrico. Dai, non è pescante, piccadeglielo, Enrico. No, vado un po' l'occhio, come gli sei lucidato, Enrico. A me? Quindi se non c'è l'occhio, vabbè. Riprova questo. E su, Matteo. No, no, dai, una goccia, no, una goccetta, una goccetta, no, una goccetta piccola. No, no, questo no, questo l'ho provato un'altra volta. No, ma dai, poco poco, una goccetta su, poi. Non posso perché ho un mal di testa. Su, dai. No, gli fa male la testa. Ma che provo, la Madonna. Dopo lo metto dopo sulla base, così non gliela faccio perché sto male dopo. Porca troia, babbo. Piccante sta sriracha. Piccante ma non tanto, sai? La sriracha. Che roba è la sriracha? No, la sriracha. Sriracha. Ho tirato un bestemmio prima. Adesso prendiamo un pezzetto. No, ma cambia ognuno di questi. Non è che picca tanto, però cambia gusto, capito? Ogni volta cambia. Adesso se c'è il pezzetto puro ce l'hai. Matteo, vero? C'è? Allora facciamo una palletta farinata. La palletta farinata serve a addensare. No, no, ci metti adesso una palletta di farina con l'burro e si densa. Se dopo ti serve per scallarlo dopo, capito, Vincenzo? Che? Questo dopo ti serve quando devi scallarlo, te lo porti via, lo scalli. No, no, non me li sono fatti i peli. Comunque lo sugo è buonissimo qua, se serve. Mi faccio la ceretta, ragazzi? Me li vado a togliere i peli? E su casca solo i fagioli lo pelo, e dai, ma che comincia a appiccicare dopo. Me li vado a togliere i peli, che dite? Meglio? Me li levo? Non lo so. Ma che te levi? E su casca di peli sopra i fagioli dopo, e dai. A che punto sta la carne, Matteo? Chiedi alla mia compagna. Me li levo? Ma che levi? Te li levi? Ma che... Non lo so, vabbè. Ragione, dai, non mi fa ridere. No, no, è buona, Henry, è buona. No, per sapere, sentirlo io non voglio. Se il cazzo metteci... Altri fagioli dici? No, un pezzetto di burro con la farina. Noi che si addensa un po'. Adesso ci vuole dipendere la pressione. Brucia il ricotta, i fagioli e ricco. Non è che brucia la carne, ma questo là, però è dei bollini. No, ma è buona pure così la carne, eh? Mescola. Buona pure così. È una mescolata, Matteo. È buona pure così. Mescola. Enrico, quanto tempo deve cuocere la carne di solito? Un'oretta ci vuole. Se me lo dicevi con la pentola a pressione facevo tutto. Mi sono scordato di portarmela. La pietrata con la pentola a pressione, no Enrico? Tu te l'hai messa la pietrata, Enrico? Porca miseria. Ma tanto te lo porti. Ho capito Enrico, ma quanti chili era? 2 chili? No, 1 chilo. 1 chilo. Ma tanto cala, Ho capito, ma 1 chilo di pietrata costa troppo, Enrico. 25 euro lo chilo costa. Cazzo, cioè ma si mangia bene qua però. La pietrata è più buona. Allora dobbiamo dire che i fagioli questi, gliel'hai detto Henry, non li abbiamo presi? I tuoi. Questi sono dei tuoi padri i fagioli. No, è la nonna di Bambolina, la nonna è una fan tua, sia la nonna che la nipote, sono 2 fan. Henry, io voglio vedere lo sushi, voglio provare a fare. Lo si fa? Sul roll, sì, non è difficile. Lo roll. Ti dicevo, i fagioli questi sono stati raccolti freschi e poi li ho congelati. Sono i fagioli di casa, non è comprati né secchi né quelli congelati. Ancora giro Enrico? Sì, sì, non è senso, fa lui, fa lui. Sì, sì, tu basta che mi dici Enrico, io lo faccio pure lì, una mezz'oretta, poi quando qua il tempo passa. Ok, hai veduto? I fagioli sono della nonna di Bambolina, sono due fanne tue, sia la nonna che Bambolina. Sì, quando Matteo sei troppo simpatico, sei un antidepressivo naturale, addirittura. Addirittura, grazie. Allora, senti questo? Sì, guarda, un antidepressivo naturale, sì. Certo, è come quello che guarda i film comici, oppure... Ah, mi dovevo chiamare Matteo Xanax, allora. Oh, demonio. È un temporale per cucina. È troppo forte Enrico, troppo. Basta, un po' bassambo che tu? Si può abbassare un po' la cassa in Enrico, ieri sembra un po' vicino, no? C'è bisogno, assaggia solo, mangia questo. Allora, sono presa giù da Matteo, c'ha tante magliette, ragazzi, ho preso sta verde. Ah, ce l'ha tante veramente, ce n'hai. Non mollare mai, non mollate mai. Vabbè, Matteo, il sapore. Sì, sì. Che è? Grazie mille, Yoshusha, 17 mesi di resub, grazie mille. Grazie. Porca troia, Dio santo, Dio della Madonna, però. Ecco, la Bambolina ti ha scritto, salutala. Lui. Allora, grazie Roll Music, grazie mille, bellissimo. Bambolina, eccola, un saluto a tutti. Ciao Bambolina, alla nonna quella che era venuta alla cena. La nonna è venuta alla cena, tutta la famiglia è venuta. Ah. La nonna li l'ha piantati e ci hanno dati congelati. Hai capito? E quando è che iniziamo a fare pure noi i fagioli? Bisognava piantarli, Enrico. Ah, piantarci, che c'ora? Ma tu li sai piantare? E che c'ora fa piantare i fagioli? No, tu li sai fare? Fai un sorghetto, due sorghetti, fai con la zappetta, te li faccio io. Ma adesso se faccio il live qua dietro con un po' d'acqua del rubinetto, chi mi rompe li coglioni? Ma 10 piante di fagioli, quanta acqua ci vuole? Ma quando si seminano? Adesso, Enrico? Anche adesso si può mettere. Pomodori invece? Pomodori mai passato. Ma pomodori no, che lì si semina... Come no? Le piante, se faccio le croci... No, no, questo è già le croci. Just Mary, grazie mille, 4 mesi di resub, grazie. Così nasce per terra, ci spuglio qua. I fagioli quando si seminano? Così inizio a fare tipo un format, inizio a fare... tanti secchi si... Inizio a fare... Inizio a fare un format, no? Sì. De... Ce l'abbiamo lì un pezzo di terra, beh. Lì Enrico, dove abbiamo piantato, ti ricordi, la sabbia? Esatto, lì. Lo facciamo un bello format dove agricoltura tessile. Lo fai da solo, devi vangare prima, con la vanga. Un format d'agricoltura. Glielo facciamo fare un format d'agricoltura, Enrico? No, a me, a me. Sì, Enrico, a Matteo, scusate. Ho fatto un format... Format di palestra, format di tutto... Ok, allora la terra va preparata, Matteo, devi con la vanga, io devo girarla. Ma devi far vedere come si fa però. Te lo faccio vedere. Vediamo con Enrico. Tu quando vuoi fare la live, intanto lo terreno bisogna prepararlo, no Enrico? È l'unico posto lì, perché là è tutta terra. Mercoledì pomeriggio. Questa freccia là, se la preparo. Ci veniamo mercoledì, Enrico. Quando ti pare, io sto sempre libero. Mercoledì pomeriggio. Tu gli fai vedere la prima vangata, poi dopo continua lui però. Sì, sì. Anche in palestra. Ma io se la fa? Sì, no, ma è morbida la terra lì. È l'unico posto morbido. Vomito. Ma che vomiti? Io che coltivo? Non c'è un coperchio questa? Ah, no, più che altro sto a pensare a come fare con la GoPro. Faccio la live con la GoPro. Se no con il telefono te ne tengo io dietro? No? Con la GoPro metto due cam, metto la gente switch, fa come vuole. Ah. Vabbè, questo sente tutto, è tecnologico. Allora, intanto prepariamo il terreno, no? Il terreno va vangato adesso, d'inverno. Sì. Va preparato. Si mette una cucchiarata a qualcuno che c'è qualcuno che con lo stabile. Ci vorrebbe un po' di letame, esatto. Si mangia tutto, c'è la pettolina che mette sulla destra. Vedi un po' se Bambolina c'ha un po' di letame. Ce l'hai Bambolina, un po' di letame di concime naturale. Ma che letame, che puzza di merda! No, no, non è, non è. Quello cazzo no. Ma come no, puzza di merda, ma devo prima la merda? Vai tranquillo, le bollo niente, non succede niente. Ma la merda? Ma è lo stecco così, normale. Dopo c'è la paglia. Prima si faceva così, dai, con la... Ma non è merda fresca, quella merda è... essiccata. È essiccata. Vabbè che mi mangio una merda secca? Oh, mamma mia. No, 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 no. Mamma mia, che c'è la bambolina dentro là. No, 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 guarda bambolina, grazie, ma no, 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 no. Io con la merda secca non ci faccio niente. Mamma mia, Matteo, è ridicolo. Tutto quello che mangio non è già ingrinzanato, è tutto quello letame, eh? Le galline, si può coltivare le galline? Come no? Potevo chiamare la stalla, c'è qualcosa di gestare. No, le galline le compro io sabato, 10. Ma se può fare è legale o no? E come è legale? Non è legale, cioè, sotto c'è il pollaio. C'è il pollaio, già il pollaio, lo ripuliamo. Ce vengo io, pure io. Ci metti dopo, le galline. Tutti i giorni devi andare lì, eh? A che ora? A Pialloe. No, e poi dopo, per vedere se c'è l'uovo, sai che devi fare? Lo sai, ci fece nonno Peter. Vedi come fai Enrico? Dopo sai devi fare così devi fare, ma te lo cos'è è così il re? Gli senti l'uovo? Ma che cazzo dici? Questo non ci crede. Ma come faccio a feccare? Come fai a sapere se la gallina porta l'uovo o no? Ma come faccio a acchiapparla la gallina? Ah, la gallina acchiappi perché ti chiudi dentro, non sta lì più piccolo. Ma scappa via, scappa. Devo pigliare la gallina con le mani? Esatto. E poi gli devo ficcare dentro in culo? La acchiappi con il collo, la ciri, cazzammi in giù. Cazzammi in giù, poi che gli devo fare? Piano piano, certo, piano piano senti se porta l'uovo. Dopo trasi, trasi. E poi lì senti se ci sta l'uovo? Se ci sta l'uovo. Porco diavolo. Anche sulla pancia lo senti sotto. Mamma mia, questo non è nato in campagna, ragazzi, non lo sa sti cose. No, no, non so niente io sta roba. Oddio, un pezzetto di burro là, non dico perché. Oddio, sai che format che scappa fuori, raga? Con la farina. Sai che format? Quando gli devo da mangiare, vabbè, quante volte? Ma no, ci stanno i contenitori quelli apposta una volta al giorno, non è dopo gli diamo le verdure. Cioè, è scritto apposta, viene la crudelletta con un po' di secondi. Ma ci sta quello rotondo che scende da sola. Però ci vuole le zanzariere perché sennò dentro... dopo la merda puzza, d'estate dopo Matteo... No, magari... No, no, d'inverno, d'inverno. D'inverno no, ci metti la calcimiera, non puzzano. No, no, d'inverno le levo. È solo d'inverno, vabbè. Ah, la farina magari. D'inverno lo facciamo. D'inverno però... Un piatto, ma serve un piatto. Però dobbiamo pulire il pollaio sotto, ci sta? Ce vengo io, non ti preoccupare. Dobbiamo pulirlo e poi dopo devi pure pulirlo, perché quelli loro fanno la carta per terra, Dopo devi lì con la... Ma ci mettiamo le radici, un bancale, Vincenzo, un bancale lui. No, no, io mi metto la maschera, quella antigas. Dopo con la scopa quella grossa, struci sopra il bancale, allevi il bancale, si chiappa quella e si mette sull'orto. Ma se mi metto la maschera antigas così non sento la puzza di merda quella proprio, capito? Quindi c'ha tipo due bocchette qua, no? Quella che mi metto. Mamma mia. Perché le galline si coltivano, l'allevamento... Basta mo cosa fiamma. Non si dice coltivare le galline? Allevare. No, pure coltivare. Allevare. Ah sì, ok. Allora, mercoledì veniamo su, intanto con la vanga facciamolo format. Prepari lo terreno, poi fai palestra. Mi fate un sondaggio, lo facciamo sì o no? Sì. Grazie mille Swap Foggia comunque, 3 mesi di resub, ci sta l'happy train, babbo, l'happy train. Io, partito lo treno, io. Grazie mille qualità, va veramente parlando, 2 mesi di resub, grazie. Painastros, grazie mille, 32 mesi. E Just Atros, grazie mille. Just Mary, 4 mesi di resub, ciao bella. Mua. Niente. È impossibile, non ci se la fa, è impossibile raggiungere. Che raggiungere? Livello 3, cioè si ferma a livello 2 questi, no, ma lo faccio pure io la salve, va. Ma no, ma è inutile, babbo, no. Condividi. Come si fa qua, ma? Grazie Devilence, 95, grazie mille della sub, ciao bello. Mua. Un bacio enorme, grazie. Yeah. Dov'è Henry? Ah, tu ci hai messo la farina con... Sì, per addensare. E c'è pure questo pochetto suo qui. Io. Grazie babbo, grazie. Così si addensa. Mi stacchi Alexa per favore? Dove sta? Quello è? Lì, quella nera. Ci sta un filo devo leva? Sì, taglia. Come taglia? Questa parla sempre? Sì, purtroppo sì. Io. Oddio Henry! Oddio Henry! Allora. Madonna, che cosa succede? Madonna fai Henry! Sembra acqua calda ce la metterci. Coltiviamo l'orto, sì. Ragazzi. Così una bella bollita veloce. e 16 minuti a fonda. Koala Prime. O leggi un po' le sabbie dopo quando c'è tempo, vedi? Ma dopo gli metto tipo i collari alle galline, se può mettere i collari o un segno riconoscitivo. Così dopo gli do i nomi. Gli do i nomi, così ogni volta che vado in quel live gli vado. Quanto dura le galline, la vita di una gallinella? Quando 5-6 anni. Quanto mette tanto a per lì? Gli do i nomi, la chiamo in un modo, poi la chiamo in un altro, cioè faccio una serie su YouTube. Cioè se fa una serie su Twitch. Bisogna tenerle pulite. Sorry. Pulite, no, da settimana. Cioè faccio una serie. Solo con le galline. Però devi andare a levare la cacca, eh? Sì, ci vado io a levare la merda, babbo. Ci vado io, ci provo. Gli stivali ce l'ho. Ma che vado si ammazzano, no? Eh? Se non ci voglio si ammazza. Ma che ammazzi? Oh! Non si può ammazzare i polli? Ma che ammazzi? No, le pesce? No. Cioè metti 10 galline e 10 ore al giorno già, eh? No, no, due ne basta, due. Eh? Due galline, due. Gli sta a fargli la scaletta, dobbiamo fargli la scaletta, che loro se vanno a... Però ci metti un bagale rialzato con 4 piedi, ma che loro con la scaletta, va su e ci va a dormire. Anche senza scaletta. Grazie mille Alessio Twitch, grazie! 7 mesi di resub, grazie! Grazie mille, dai, uno l'abbiamo Desiree, va bene. Dobbiamo andare. Dai, l'abbiamo Desiree. Grazie mille, Penaxtros, 5 mesi di resub. Una la chiamo Sandino e un'altra la chiamo Sandina. Sandino e Sandina. Renny ha detto che hanno donato 5 sabbe. Renny ha detto hanno donato 5 sabbe, te sfuggite Matteo. Perché l'altro giorno ha rifissato del dire che non potevi, no, non si può fare in realtà. Però come abbiamo detto con mio padre, che non si può fare? L'orto non si può fare in realtà. Ma l'orto noi facciamo un scacchetto, 10 piante dei fagioli, su. Dopo mettiamo a primavera. Ah, basta Enrico, ci metto l'altra acqua. Mettiamo l'acqua calda ancora. Cotta la carne? No, ancora un po' di voglio. Allora. Madonna come puzza qua però. Sì, la figa puzza. Sotto, non senti che si sta scaldando sotto? No, no, già attacca, lo sento. Sondaggio terminato. 96% detto di sì, Matteo, se può fare all'orto. Non l'orto, le galline, ragazzi. No, o le galline, raga, o le galline o l'orto, perché non riesco a stare dietro tutto. O no, le galline o l'orto. No, qui hanno detto l'orto. Le galline fa più ridere, perché le galline, ragazzi, fa... Dopo vado sotto, mi metto lì con la sedia di legno, ci parlo con le galline. Esatto. Faccio un bade scemo. No, Enrico si può parlare con le galline. Come no? Io ti parlo. Dopo loro diventano... Dopo bisogna lasciarle pure un po' di fuori all'aria aperta, Enrico. E dopo quelle vanno solo la sera. E dopo la sera bisogna chiudere lo sportello, perché sennò faceva le volpi. No, 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 che volpi, la madonna. Lo giorno le... Tu, una volta che loro... Liberi? Una volta che loro si sono abituati dentro il pollaio, dopo una decina di giorni provi a tirarle fuori. Ah sì? E se scappa via come faccio? No, scappa via, va. Dopo gli dici curi. Ah sì, qui si curi. Gli dai un bocchetto di mangime, no? Basta un bocchetto, poi. Basta una dicchia. Arrivi? Non mi fa ridere. Curi. Adesso Matteo ringrazia le sabbie, c'è un attimo ragazzi. Vedi un po' Matteo le sabbie, ringrazio un po' tutti. Ringrazio tutti Matteo, dai. Sì, sì. Qua abbasso? Un altro po' d'acqua? Abbasso appena. Altra acqua? L'acqua calda, sì, un bocchetto, che in modo che finisce... Che è? Ho riparato la cuffia. Si è rotta? Paola ha fatto la cucitura, va. Ok. No, non si è rotta, è poca. Poca, infatti lo so detto a Davide, ho detto Davide, qua che cazzo è? No, l'abbiamo riparata Paola dalla cucita. Ma ne deve essere di più perché sennò dopo mi gratta sulla testa. Come piuma più alta? Più grossa, sì, più densa. Questa è la sua, l'originale. No, però è piccola, capito? Perché si vede che l'ha cucita troppo e l'ha schiacciata troppo. E allora bisogna fare un sacchetto. È piccola, vedi? Qua, me sbatte qua. Qua deve essere pieno qua. Qua pieno. Ho capito, devo trovare un pezzo di una piuma, capito? Lo colore è nero, deve essere nero lo colore, eh? Sì, devo trovare una stoffa nera, un pezzo con una piuma pura. Se no le compro nuove, babbo, che devo fare? Ma che compri nuova? Solo che non stanno nemmeno più in vendita queste. Dio santo. Quant'acqua? Ragazzi, ci vuole la pietrata. La carne deve cuocere. No, no, faremo sia le galline sia l'orto, tutte e due, ragazzi. No, no, prima le galline, iniziamo a preparare sotto allora Lucoso. A vangare l'orto lì ci metti mezz'ora, eh? Ma nemmeno. Nemmeno. Ma al giorno? La terra è morbida. Sola. Una volta vangata, fa le posse. Dopo l'inverno si va a seminare. Ma in base alle stagioni. Prima le galline, se te vuoi divertire in live qua sotto, me liberi lo stabio sotto, ci mettiamo, no, sistemiamo. Lo sistemiamo per bene, lo sistemiamo sotto. Sì, se gli fai una porta che si apre dalla rete. Ma si può fare una scritta sul muro con la vernice spray? Ma ci può fare come te pare. Dopo lì ci vuole, ci metti alla sera, ci metti. Per fare un po' di scemo così, capito? Un lucchetto, perché sennò la gente viene. Per fare un po' di scemo ci metto un po' di HS e ci scrivo sul muro. La rete ce l'ho, è vero. Dobbiamo sistemare pure con la rete, capito? Una bella gallina va dentro e poi esce. Con la rete, capito? Sono traumatizzata dalle... Ne ho viste una senza testa. Solo sopra ci sta. Perché se tu gli tagli la testa, Enrico, e le continua a correre? Le galline, se tu gli tagli la testa... E su, tagli Matteo, che cazzo dici? Non può correre ancora. Corre ancora se tu gli tagli la testa? Matteo, qui sta a regalare tanti giochi di inglesi, eh? Grazie Italia Shot 2 mesi, grazie, grazie mille, bellissimo. Grazie mille anche a Mandukick 99, 23 mesi. Ciao Matteo, vi sto ancora aspettando la tazza del... lo so. Le tazze, babbo. E mi devi dare la grafica, io le faccio. Facciamo una foto adesso, dai. La taglia loro la faccia? La ritaglia... io leggo... Scusa. La ritaglia loro, la faccia dopo. Come tu non lo leggi questo? Già salutato prima. Tu ce l'hai bloccato. Sta regolando Gino. Grazie adesso Twitch 2, grazie mille, bellissimo. E beh, ci metto le trappole antivolpi che le catturo. Se subato Koala Prime, la si è ringraziato? Sì, sì. O se qualcuno ci sfugge, ditelo voi, ragazzi. Grazie mille. Ancora no, il spezzatino ancora non è pronto. La mia sabbia ha detto Koala Prime. Grazie Koala, scusami. Ciao bello, grazie. Grazie a tutti comunque. A no, te. No, oggi niente RP. Comunque il sapore è meraviglioso, eh. Ti piace? Porco dingi. Amore ragazzi, dopo Matteo controlla appena chiudiamo la live. Freddalo però, freddalo, se no delle cose. Sì, sì, mo lo sono messo lì, freddo. Vieni qua, fammi una foto. Col grischina dietro, babbo? Loro riescono a toglierlo, sì. Sono grafici, penso, sì, dai. Dimmi tu che vuoi fare, una foto? Una foto mi fai. Tu Enrico? Tu da solo? Io da solo. Da solo, da solo. Con la maglietta questa? Sì, sì, questa. Basta che tieni, io ti dico, ok? No. Vieni qua, tieni. Non lo prendo qua. Non lo prendo qua. Devi tenere così. E allora lo vedi qua. Ok. Scatta! Ok, fatta. La grafica, questa qua, la foto. Pigli sta foto, gliela fai scontornare e poi la metti sulle tazze. Sono 20 tazze. Ok? Sto facendo giù mandare. E che vanno grazie? Mi fanno che dopo ti dico, dopo gli devo scrivere a Fanno per farne. Dopo c'è una scatoletta per spedirla. Sì, scatole tutto, rubacco, bisogna fare un bacchetto. C'è un bacchetto? Sì, no, sì. Per spedire una tazza ci vuole un bacchetto, cazzo. Ci vuole 10 euro solo per spedirla. Eh no. Cazzo dici? No. E ci... Un pacco ordinario 10 euro, ma te le poste oggi. Non è una raccomandata. Vabbè, l'hanno vinta ormai, la prossima volta ce ne imparo. No, tu stai la carne mia. Ci vuole 10 euro la tazza e 10 per spedirle. Facciamo 20 euro ogni tazza. Porca troia, veramente, in modo di colore è un numero preciso. Aspetta. Canna è un boloretta, vero? Sì. Però c'è magna. Come è lo sapore? Le tazze ci sta... Buono, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buona Henry. Porca miseria, sei buona. Questo è ancora più buono, questa è... 10 tazze, va, allora, 10. Se l'acqua calda fa la cucinare in un minuto. 10 tazze, capito? 10. 10, babbo. Ascoltiamo a te. Oh, il buono è buonissimo, ma anche il profumo. Questa è una bella fetta di bambrusco. La metti sotto. Mescola, Matteo. Allora. Ne so 10, babbo. Vabbè. No. 200 euro per delle tazze. Come fai? Ragazzi, allora devi comprare. Prima devi comprare la tazza vuota, bianca. Gli devo fare l'immagine sopra. Gli devo mettere l'immagine sopra la mia faccia. Certo. Devo autografarla. Poi bisogna preparare un pacchetto. Che già un pacchetto costa la busta o l'impaccamento. C'è una scatola, la scatoletta. Anche fosse 50 centesimi a scatola, comunque. E la scatola ce l'ho rigida, non è facile, dopo se gli si rompe. Rigida e dentro c'è va... quello... la paglia ci metti. Non lo so. E ci va pure la carta quella con la paglia. E poi ci va... Ma te non guardare la live di Duncol. Me lo banni per favore, Gaetano? Dai, avete rotto il cazzo, raga, porca troia, dai. Chi è questo? Lo banno io, via. Ma che coglioni che fate? Non me ne frega un cazzo, dai, su. Ma sei un maleducato, un cafone e pure un imbecille. Dai, su. Ma perché mi mancate del rispetto? Ragazzi, su, modo, e dai, fate la magnata dei cazzi tuoi. Mamma mia, porca troia, oh. T'ha fatto fissati. Pure... Fissati con sto cazzo d'angolo de merda, oh. Prima cosa non nominate altri streamer, al di fuori di MatteoHS. Uno. Grazie Andrea Borlenghi, 9 mesi, grazie. Ti pare troppo dura, Vince? Non si nominano altri streamer. C'è sta la riammissione se volete. E riammettete? Ci stanno le regole, ci stanno le regole, ragazzi. Le potete leggere. Le potete leggere in chat, le potete leggere in descrizione del canale. Ci stanno pure quando tu accetti e scrivi in chat, ci stanno le regole. Ci sta scritte le regole. E leggete le regole prima di scrivere. Grazie mille, Lumberjack, 100 bits, grazie. Oh, Lumberjack! Grazie, buonasera famiglia HS. Eccolo. Lumberjack Andrea Borlenghi. Io mi confondo con Jack e Bosse e... Andrea Borlenghi, ciao bello, come stai? Grande. Vedi, se pensi che basta, Vince, lo spegni. Motoretta la carne, domani ho ancora più buona. Sì, sì, basta, babbo, via, dai, tanto lo siamo fatto. No, sta a fare la cremina, aspetta, stavo guardando. Beh, non fa... La cremina vuoi fa? Ecco, no, non lo fa lenta tanto perché se no dopo... Ah, sì. L'ha fatta la cremina, è pronta, così. È pronta. Sì, mostra la farina, un po' il secco. Qua, prendiamo i piatti, dai. Io non piaccio. Porca miseria, che meraviglia. La pate Spencer. Madonna, fammi far vedere. E qua bisogna accendere sempre la ventola. Accendi un po' la ventola. Perché non hai acceso? Mi sono scordato. Queste cam pure di merda qui. Guarda che cremina. Guardate dove mescolo che cremina, ragazzi. Guardate qua. Questo è giusto. Se poi prendete 10 fagioli, li frullate... Ah, ma cosa domani Vince? È tutto tosto, eh? Domani si addensa di più. Dopo ti si densa domani. Domani ci metti un goccio d'acqua calda. Domani mi bagni tu Enrico questi. Sì, basta, via. Guardate che bellezza, ragazzi. Vi piace? Ambo? Che cremina? Una sarciccia, è vero? No. Non ci dice la sarciccia. Sì, come no? Ci dice, dai, una bella sarciccia. No, perché Enrico non vuole mescolare maiale con manzo. Ah, no? No, io perché non mischio, capito? O la prossima volta le facciamo con le salsicce in bianco, però i fagioli bianchi, però esatto, va bene. Allora qua se ti piace la salsiccia, la prossima volta facciamo con la salsiccia lì. No, a parte scherzi, vabbè, bisogna un attimo pensare all'evento con i fan, perché io volevo organizzare pure un piccolo torneo con i fan di Shanghai. Va bene, fa quello che dici, noi lo mettiamo in opera, no Henry? Sì, un torneo di Shanghai con i fan, però al numero chiuso, €40 a testa, cena più torneo. Non si vince niente ovviamente, eh? È solo per l'organizzazione, tutto, €40 in anticipo però. Stavolta in anticipo però, no vabbè. Una quarantina. E se magna pure, ragazzi, ci stanno streamer che fanno eventi, che fanno pagare €25 solo per andarli a vedere. Io che devo fare l'organizzazione, devo pagare le persone che insomma stanno dietro, perché dentro casa mia, ragazzi, se vi sembrano tanti, raga, non so che dire, ragazzi. Ma vai a cena, mangia una pizza, ci vuole 20, vai. Per l'evento è tutto. E bibita non basta. Devo pagare Enrico, devo pagare mio padre, devo pagare le persone che... Se devo fare la spesa, devo pagare persone che stanno dietro, che hanno una sorta di security. Ma tu non ti rendi conto delle altre cose? Vabbè, comunque €40 a testa. Se te sta bene è così, se magna, se sta insieme. Poi se te sta bene è così, se no ragazzi non la faccio la cena, cioè non è un problema. Questa domani in gelo, ci metti una lambetta d'acqua e scaldi. No, domani per te io mangio. No, io non basta. No, dai, mangia bene, dai. Qua, ma a te. Anche perché l'organizzazione, ragazzi, che c'è stata la scorsa volta quando ho fatto la cena è stata enorme, No, vabbè. Non è facile organizzare, Matteo. Noi a parlare è facile. A parlare è facile, siamo dovuti andare a ordinare il cibo, siamo dovuti ordinare la carne, non è facile, Io ci ho lavorato una settimana a preparare i tavoli, pulire. Ma non solo io. Allora, grazie mille Mattia 08 Cola, grazie mille della sub, grazie, bellissimo. Oh, eccola, Enrico, la volevo io, eccola. Sì, ma questo te sto rubando il mestiere, Enrico. No. Rubo il mestiere Enrico. Ah, ma tu li vuoi schiacciare Enrico pure? No. Lo schiacci così? No. Si schiaccia così. C'è la patatina, Matteo, la patata. Grazie Mattia 08 Cola, grazie. Ecco, ci sta. Eccolo lo sugo che volevo io, eccolo. Mamma mia. Vedete? Questo è quello che volevo. Sto schiacciando la patata che è densa, Matteo. Dico bene, Enrico. No, sì, ma adesso ti sei densa sul piatto. Questa domanda la devi indossare. Vai, bravi, vai Matteo, vai. Io. Allora, qua. Mangiate la salute mia. Vai, 1. Guarda qua che bello spezzatino, Enrico, che c'è sta qua, madonna, 2. A me nemmeno, no, per me, 2, occhiali per me. 2 occhiali a testa, 2. No, 1 con l'umestolo, guarda, io voglio sapere chi è che mi ha fatto sti mestoli perché sono magnifici. Porca, mi pare che era del Filotrano lo fanno che è venuto. Veramente, guarda, una meraviglia. Se non vado a me uno solo, Matteo, Non stai in live quello che ci ha regalato i mestoli? Uno te basta, ne vuoi 2? Basta, basta a me. Che ci va sopra per la decorazione? Niente. Così e basta? Ci andava pure di maggiorana, ma l'avevo lavata qua, che meraviglia. L'avevo lavata io, ragazzi. Guarda qua che meraviglia, ragazzi. Guarda qua che proprio questo cucchiaro. Vi piace, ragazzi? Guarda qua che robetta. Un bello spezzatino di Enrico. Mamma mia, ragazzi, che roba. Che roba. Cioè, quando cucina, ma che vomito, ma che... Ma chi è che vomito? Ma uno in chat ha scritto, batteria... Perché? Non sta a carica questa? Forse l'ho stretta troppo lì? Ah, no, perché se tu metti... un caricatore? Non lo puoi mettere? No. Allora, basta qua. Non si può, dai. Non lo sapevo. La sono staccata apposta. Non funziona più questa? Abbiamo zero birra! No, basta. Qua, pia in buona sedia, babbo, e mettete un pochetto dritto, un pochetto più dritto. Allora, questo è il tuo e questo è il mio. Mamma mia! Buon appetito, Enrico! Grazie. Buon appetito, Enrico! Questi me li sogno pure la notte io. Stanotte c'è le trombate dei bere. Sarei curioso di assaggiarlo. Se siete curiosi di assaggiare un piatto d'Enrico, organizziamo una bella cena, se volete, a novembre, prima del Games Week o a dicembre, novembre o dicembre. L'idea mia di fare venire 2 fan qui la domenica non va bene, Matteo. Perché? Va bene, potrebbe andare? No, è mia l'idea. L'avevi detto, si può fare? Perché no? Il pubblico dietro alla cam, se volete venire ragazzi maggiorenni, non si può fare. Come funzionerebbe, Matteo, secondo te? Mi contattate su WhatsApp, no? Li seleziono io. 100 € a testa? Ma che 100 €? No, mo 10 euro a testa, però diciamo che ci paga perché... 100, insomma... 90, 99 per me e 1 per te. Se compriamo tipo... No, minorenni sarebbe meglio di no, ragazzi. No, minorenni non possono venire. Perché ci vuole la deliberatoria, la devo far preparata all'avvocato, personalizzata, e ci vuole un botto dei sordi, ragazzi. No. Ma dai, vince. Ascolta, buoni. Ci vuole la deliberatoria che ogni giorno poi bisogna mettere la data diversa. Il format, l'orario preciso, da che ora a che ora. Ma è complicato, ci vuole le persone da entrambi i genitori. Ci vuole fotocopie, ci vuole madonna, ci vuole le firme, ci vuole... Meglio di no, ragazzi. E poi se hanno meno di 12 anni penso che ci vuole pure il genitore, la presenza del genitore. O del tutore, o chi che sia. Però se c'è qualche maggiorenne che vuole venire qua da Matteo... Basta il contatto su WhatsApp e mi scrivete. La sicurezza, ci vuole la sicurezza, ci vuole che la casa sta mettendo tutta quanta a norma. Qua non ci sta le scale di sicurezza, le scale di emergenza, non ci sta qua. Se si fa male un minorenne che si casca dalle scale, che ne so. Come fa a cascare, porca miseria? Casca, se batte la testa, che cazzo ne sai? Succede tutto. Gli mettiamo il casco, no? Il casco. Vabbè, poi succede tutto. Come ciao è? Luca Pezzolo. Se siete maggiorenni mi contattate su WhatsApp, mi dite il vostro nickname, tutto, io controllo. Il pane ci andava. Sei i crostini. Prima. Come ti pare qua la Prime, se vuoi venire? Chi è? Qua la Prime. Eccolo Dragone TFT che l'ho sbannato. L'ho sbannato ieri, l'altro ieri l'ho sbannato. Chi è? Caputana, il Dragone TFT seguiva l'ex mia, andava in chat sua, gli scriveva, allora l'ho bannato. Dragone? No! Era pure bannato. Da me stai sempre, sei tanto bravo. No, l'ho sbannato poi, l'ho sbannato. Hai sbannato? Non mi fa ste cose, Dragone, eh? Oh la madonna, non può essere, dai Dragone, sei tanto bravo. Come dai, Vince? Com'è Matteo? Le magnate mani facciamo così, Matteo. Un conto quelli sui barattoli, eh? Ti senti? Io vado a vedere la chat dell'ex mia. Chi gli scrive in chat, li banno tutti. Sul canale mio. Chi gli scrive in chat. Chi gli scrive, però si scrive cose brutte. No. Anche cose belle. No, 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 non esiste. Io non voglio... Vabbè, ma te che cazzo te ne frega se scrive? No, no, no. Io qua sono un dittatore, decido io. Fate un account diverso, ragazzi. Se volete andare a seguire la ex, fatelo. Fate un altro account, ci vuoi tanto. Siete tanti ginecologici. Fate un altro account e fate quello che vi pare. Grazie Sarvo Coppa, 18 mesi, grazie. Oh, oh. Buona. La carne di la pietrata è buonissima, carne. L'ho conosciuto dopo che sono conosciuto Terry. Fare le live di cucina, non la sapevo sto tipo di carne. Dai, gli ridi, hanno piatto a me. No, basta, Michele. Il piccante non ci sono messo. No, no. Non ci ho messo niente, manco. Non ce lo mette, ma te, tanto buoni così, fermati. Madonna che cremetta che ci stava, bro. Visto? Tu vuoi mettere questi, quelli che mangi sui barattoli? C'è differenza? Ma senti lo fagiolo dentro la bocca, sembra un burro? Lo senti? È favoloso il fagiolino. Ci ho guadagnato, sta da solo? No, madonna, non sai quanti soldi sono messo da parte? Dio ce ne vuole un po' di figlie. Porco Dio. Dio, padrino, ma... Oh, mettilo pippe, oh, se fai lo... se fai lo montaggio del video, grafiche, mette lo whip. Perché dice delle cazzate, Dio padrino? Dio Budicoro e Saputino si dice. Ancora? Guardate. Ti mangiate mai così cremosi, bagni? Ma che basta che mi mangio altri tre piatti io. E su! Dopo voi appia lo cedrato. Altro che cedrata qua. Dai, Matteo, su, Matteo, non parlo stupido. Ma che stupido, fammi vedere se c'è un bello cucchiaio qua per mangiare, bene? Sta là dietro. Eccolo qua, eccolo, questo mi piace qua. Dio padrino, questo mi piace a me. Eccolo, Dio padre. Eccolo, eccolo qua. Così, io... E su, santa madonna, ma lo porco. Ma è lo porco, lui. Dopo che si Enrico le deve mangiare domani, lui... No, io. E su, Matteo. Domani ce la fa. Una carnata con torta domani. Adesso non ti porca, ma... E dai, dopo ti fa male, zia. Ti fa male, oh? No, ti devi fare le scorreglie. Le scorreglie, ma non dopo pure, dai. Non ci è abituato lui a mangiare. Signora, te ringrazio. Riesce sempre bene le cose. Vabbè. È fantastico. Ha già cominciato a sentire i rumori. Scorreggi già, porco diavolo. Ma dai, non può essere. Ah, io vado fuori dopo. Mamma mia, che buono. Prima un buon grostino. Ma te, mi ascolto, ma te dopo stai male. Ma te stai male dopo. Ah, pia il bello cedrato dopo. Quelle 4 belle scorreglie. Dai, dopo più un po' di cedrata che gli fai? Io qua mangio tutto. Stai via sta scuola, lei. No, beh, tutto è tanto, dai. Non va lo stupido. Dai, Matteo, dopo stai male, non va lo stupido. Dopo non è mettere i telefoni con il rivabbo. No, stanotte sai l'aria che anda, ne fai. Renato Borse 020. Non mi fa incazzare, su. Fammi mangiare, porca troia, dai. Matteo, santa di quella madonna, incoronata. Ah, ma sai, questa fra un'ora, sai quando bombardi? Pare la guerra del coso là, in Vietnam. No. Le pudding là. Pudding. Pudding. Questo mi piace, Henry. Non mi sono chiesto che è. La caffilacine. Demirame. Ma se devo vomitare, va buono. E vomitici, santa madonna. Non fammi la lavanda gastrica, se devo vomitare. Porca madonna, ma se si sente... Vai, piglia un bicchiere, piglia un bicchiere, dai, non sta con lo stupido. No, io subito concentrato. Babbo, io domani devo vedermi con una ragazza. No, madonna! No. Senti domani le scorregge che gli fai. No, te prego, babbo, no, dai. Domani voglio ridere. Dai, babbo, te prego, dai, come fai? Devo vomitare? Vomito? No, vomito. No, che vomito? Ma che vomito? No. No, gnava. Ah. Per metterci tu dite ancora, papà, come devo fare? E fermati, la culo. Porca modo come trona il re. Senti i rillambi, i troni. Dai, papà, come devo fare per vomitare? Non c'è trama. Non è, e devo vomitare, papà. Come si fa? Non so come si vomita. No, un po' cedrato, no, più un po' cedrato. Non so come si vomita. No, che vomiti, non fai gli sforzi perché ti fa male la testa dopo. Non ci sta più il cedrato? Ma se piglio tipo il gastroprotettore dopo? No, non piglio il cercato. Non funziona il gastroprotettore? Porca troia, mi dispiace tanto, guarda. Se me stai a sentire, non so se stai in chat o meno, ma... Oddio. Non so se sta in chat o meno, ma... Porca troia quanto mi dispiace. Di che? Perché domani mi devo vedere con una ragazza, se... ma tanto se non fai la faccia notte l'aria, Non domani? Domani non. Ah, ok, ok, allora posso. La notte, sai, c'è le cose. Quando stai riposato, coso? Quando cammini, no. Quando stai riposato... Ma che mica sto a parlare con te, Mary, dai! Ma magari... La conosci Mary? Te la faccio vedere Mary? Dammi un buon telefono, gli faccio vedere Mary. Me lo passi? Mary? Mary, mi passa il telefono. Il telefono quello là, me lo passi? Quella che sta pure nel mio canale, passa? Sì, sì, Mary, passami un buon telefono. E questa ha detto lascialo fidanzato solo per Enrico. Sì? Ah no, per me? No, solo per Enrico. Porco troia, io no. Te la faccio vedere. Dove ce l'hai tu? Come ce l'hai tu che io non ce l'ho? Te la faccio vedere. Ma tu come ce l'hai questa che io non ce l'ho? Enrico, dai un rubbettino, dai. No, vince. Carità. Fanno una cazzoletta, te la porti a casa. No, no. Sì. Meno male che domani ci sto a pranzo io. Ma sto a Civitanova. Enrico, un pochetto, dai. Non sei Mary quella che dico io sul gruppo Telegram, non sei te? Io già mi sento che devo... Vuoi un po' di citrato, Enrico? Ma non è Mary quella del gruppo Telegram? Eh no, se vedete no. No? Boh. Ah, non c'ha Telegram, allora mi sono sbagliato. Non è la Mary. Faccela vedere questa di Telegram. Vai Matteo, bevi mentre effervescenza. Corri, 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 bevi. Bevi Matteo, corri. Mary Psycho. Bevi, bevi. Bevi mentre per fare l'effervescenza. Io. No, non è lei. Bevi, io. Dai, non devi finire l'effervescenza. E dai, Matteo, su. E ingoia. Che ha fatto? Che ha fatto Matteo? Stai male? Che porca madonna fa? Fallo vomitare Matteo. Porco Dio! E calla va! Boh, calla! Ma che cazzo fai? Con la tua calla mi ci metti schifo, porca tua calla, veramente! Ci sono provato a ingoiarla, ma non mi piace, babbo! Ma che te? L'acqua calda ci ho messo. Ma non mi piace l'acqua calda, ma bevetela tu l'acqua calda qua. Metteci l'acqua fredda, porca. No, meglio l'acqua calda. Metteci l'acqua fredda. E metteci l'acqua fredda almeno. Comunque do Henry, eccola Mary. Questa è Mary, un'altra fan, eh. Mi fanno santo, a me mi fanno qualche foto. Mi fanno santo. Io bevi. Mi piace? Sì. Dio, ma io. Ti piace? Questa è un'altra Mary, eh. E bevi, che, dai, e bevi, che dopo finisce l'effetto. Sì, un attimo, fammi vedere un attimo. Mamma mia, culo Maria. Dio padrino, che culo. Ti piace il Ri? E su e dai, e leva, e leva, e leva, e leva, e su e bevi, e bevi. Come sei allergico il Ri? E dai, e su, paro Enrico, perché lui... Bevi, bevi, bevi. E bevi. Ti piace il Ri? Però a te ti piace quest'altra il Ri. Bevi, che sei cosa? Aspetta, ti piace? No, che schifo. Non me la bevo più, ma questa. No, ma a te ti piace Barbara, è vero il Ri? Bevi, dai, te fa bene. Mi piace a me, Dio cane. Basta che porta la bocca. Sì, basta che porta la bocca, Henry? Guarda di porca, madonna. Dammi un bocco di carta, ma te. Sì, basta che porta la bocca, Henry? Enrico ha detto basta che porta la bocca. Oddio. Ti piace, Henry? No, no. Sì. Qua sotto io guardo, vedi, io qua sotto guardo. È qui che guardo io. Ma... È una donna, Henry. Vabbè. Sì, ma no, questa è esagerata, eh. No, ma... No, qual è? Qual è? Mi pari a vomitare, porco Dio, questa. Ma che si fa col turismo? Non ti piace, Henry? Ma quando è buono. Troppi muscoli, che madonnette questi muscoli. Non ti piace, Henry? Quando la scorreggia, sai io come... Te fa una scorreggia, Henry, questa... Fa una tromba d'aria. Non mi piace il Re? Gli ha detto quello che gli faceva. Che fai, amore? Vieni, no, ma sto cagando sotto. Ah, che bella, una bella donna, Enrico. Sì. Lo cazzo ti trovi questo? Non ti piace, Enrico? No. Ma è una bella donna, dai. Sopra no. Fagli vedere, fagli vedere. C'è nella camera. No, no, vedere. No, no, no. E ragazzi, qua, fagli vedere. Ma dai, Enrico, che è una bella donna, eh. Do, guarda qua, Enrico. Ti fai arrabbiare, mio padre. Ma che dici, Enrico, che è una bella donna, guarda. Perché lamba così? Eh no, è su, che fai? E dai, Enrico, che è una bella donna, cazzo dici, Enrico? Non ti piace? Non è femminile, dai, troppi muscoli, e dai. Ah, non avevi finito tu, quindi? Non lo so. Ma come non è femminile, va, guarda qua. Ma dai. Mucco di nudo, sì, ma così non è, capito? Così è volgare. Su, dai, troppi muscoli, che madonna è? Niente. Enrico non gli piace. No, a me mi piace più semplice. Però questa te la devo far vedere. Se no, ho avuto due serate a dormire, che veniva da Ravenna. Questa te la devo far vedere, però. Ognuno sono fatta, cosa? Ha detto no? Voi, dai, ci finiamo. Ora, madonna. Non ti piace? Oddio. Non fa bestemmiare, Enrico, dai. Claro che torvo questo. Oh, non fa vedere. Oh, no, no. Ve la mando su Telegram, su Telegram, su no, Telegram. No, gli banna al canale, te banna, santa madonna. Su Telegram ve la mando, ragazzi. No, no, no. Me la sono mandata su Telegram, guarda qua che torvo. Dai. Tieni una. No, madonna, Enrico, non ti piace? Ma dai, che bella. È anche una donna abicinde, mamma mia, gli amando. Dai, che ti piace, Enrico, dai. Non ti piace? Io vomito subito, guarda quando la vedo. Come vomiti? Sta roba? Mi fa la giudicata. Ma dai, Enrico, quando sei cattivo. Guarda qua se è bella. A me sai quanto mi piace. Porco Dio. Dai, Enrico. Non ti piace proprio? Una bella giornata, io ce n'ho una. Non ti piace? Pescara. Ma non ti piace questa, guarda. Madonna che pucce perfette, sì, ma vedi quello che c'è sotto le pucce, che c'è la figa, guarda, sì, quella è figa, certo, codinna. Ragazzi, scusate, abbiamo veduto, guarda qua, ce l'ha, guarda, guarda sotto. Non ti piace, Enrico? Solo che la faccia ce l'ha, la porcona, dai. La faccia da porcona c'ha? Sì, porcona, porcona, ona. Oh, eccola, Enrico. Non ti piace? Dai, Enrico, mamma mia. Mi crepa tutte queste, Dio padre. Dai, Enrico, mamma mia, Enrico, dai. Ma è una bella ragazza, Enrico. Guarda qua, Enrico, dai, su. Non ti piace, Enrico? E se fai una femminile? Ma se questa ti fa una scorreglia, porco Dio, a del foga. E dai, ma io soprattutto di questa non gli piace, Enrico. Altro che sì, altro che sì, ce l'ho. E dai, Enrico, mamma mia, quando si... Guarda qua. E fagli vedere una bella ragazza fatta bene. Che lo sento fuori? E se fagli vedere una ragazza come si vede. Ragazzi. Enrico, non ti piace? Tantissimo, guarda. No, la mando su Telegram, ragazzi. No, e dai, fagli farsi, ragazzi. No, me la sono mandata su Telegram. Che c'è lo standoffo. Che c'è lo standoffo? C'è lo standoffo, vedi? Oh, 4 anni, Matteo. Badde, Budde, AFR31. 4 anni, Matteo, ho detto. Guarda, faccio vedere più belle donne qua, vieni, vieni. Che c'ha già diversi. What's your name? No? Marco. What's your name? What time is it? Marco. No. Marco. Marco. Ma questo è mascoli. Questo è Marco, è Marco. Mascolo è. È un maschio, Enrico. How are you? È un maschio, Enrico. Marco. Don Marco. Don Marco. 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 Ti piace Enrico? Porco Dio. E su, porco Enrico non avessi mai mai in vita sua, e su. Con qui su, sta con qui su, guarda. Oddio. E dai, tira io, se mangi il mastino. Mi piace la carne, Enrico. È buona, la carne, ma sarà 10 minuti, quindi. Sicurissimo. Col coperchio, perché la carne deve... Domani al compro la pietrata, io faccio provare a Paola. Ma se la fai bollita questa, la fai più un pezzo, la fai bollita. Poi fai una salsa verde, più un frullatore. Un po' di sottaceti, un po' di sottoli, un goccio d'aceto, un goccio di limone. Frulli tutto e che poi la mangi sopra la carne. La carne però bollita? Bollita. Qualsiasi carne, anche la costata, anche un pezzo della costata, ma che vuoi mangiare? La pietrata è l'unica carne. Ti voglio far vedere quella che mi ha fatto conoscere l'altro giorno De Becchino, un amico mio, Leonardo. Ma sì, lo conosco, sa. L'altro giorno mi ha fatto conoscere questa. Questa è una bella ragazza, dai. Ma questo è un uomo, eh? Perché un uomo, scusa? Sì, dalla faccia pare un uomo. Ma perché? Che cazzo porta? Scusa, uomo. Ma non è un uomo, sì? No? Ti piace? È bella, eh. Te la faccio conoscere, Rete, poi. Ma non la conosci? Come un uomo? Che dici che è un uomo? Che te saccio? No, mo dici? No, poi con quello che stringi con i denti. È un uomo, dici? No, questa è una donna. È una donna, ti piace? No, a me mi piace Michela, la bambolina Michela. Sì. Che gli faresti a questa? A proposito, che gli faresti a questa? Niente. Non metti a pecorina, cominci a leccare. Ma io non ti può dire. Dove gli lecchi, dove? Non ti può dire, tu. Tutto? E su, paro Enrico. Enrico, no, mo. Vabbè, cucina un bar, guarda, dice. È nomo, Enrico. Enrico è nomo, eh. Ci credo, sì, è nomo. Già si vede questo faccio più da uomo. È nomo, Enrico. È un uomo. Le sorcone, fammi vedere a me. Le sorcone c'è bisogno io. Allora. Ma vedete una ragazza bella? Ma è mangiata così buona? Te faccio vedere Merisiel. E dai, fammela a me in piatti, vince, dai. No. E fai tu ma? Merisiel. Lo spezzatino mai mangiato come questo, ragazzi. Ti piace questa? Questa è una donna però. Sì, sì, questa è una ragazza, eh. Ti piace? Sai che mi piace anche quella che si mette a sedere qua la lavandina? Non era la puttana. Ah, la signorazza. La signorazza? Questa qua, ti piace questa, Henry? Questa è la ragazza più bella che abbiamo mai visto in vita mia. Merisiel. Non la conosco. No? Ah, questi sono occhi belli, c'è anche il del tempo... Rifatte, però credo che siano rifatte, non lo so, però... A me non mi piace quelle con i capelli rossi così. Non ti piacciono? Ti è piaciuto, Vinci, allora? Porca mamma mia. Dai, questa è bellissima, la ragazza più bella che io conosco. Non mi ricordo che mangiato questi fagioli così buoni. Non ti piace? C'è meglio. Sto a capà la carne e la pietrata. Sto a trovare i pezzi della carne, ragazzi. C'è massimo che la carne. È finita la carne. Ho mangiato tutta la carne, ragazzi. Questo ma quando scali vince, 2 cucchiai d'acqua mettici. E ormai ci metti solo i fagioli e lì. E invece metti 2 cucchiai d'acqua. Mamma mia, se buoni. Ah. Io già mi sento di cosa. Questa è lì? Questo è un maschio, eh. Ma è? Dai! Ma come un maschio Re? Che cazzo dici? No, non la fa vedere, non la fa vedere, Re. Gira, qua, gira. Come un maschio, dai. È una donna, Re. E se tromba di culo sanità di corpo che non scorreggia non è morto. È una donna? O un maschio? È una donna. La donna, Enrico. Ti piace? No, c'ha gli occhi belli. Te l'ho detto. Ti piace? Come si fa a bigliesso? No, questa qua è una mica mia, eh. Ah. Questa se ti fa poco una scorreglia quando sai cos'ha. Porco Dio. Ma questo è un uomo, dai. Dai Henry, dai, non dire no mo, però. E che ti faccio? Io vedo bene con gli occhiali. To. Ma che no, morì? È una posizione che non vedo bene. Dai Henry, che nomo, su. Henry, come fai a dire che nomo? Ah sì, c'è un maschio sotto, si vede. Ma che maschio? No. Dice che c'è un pisello, poraccio. Madonna santa. E mo stasera mi c'è mani a vedere. Ciao capelli. Porco Dio, che bocca che mi ha lasciato questa carne. Buona. Ti piace? La carne sì, quella lì. Non ci crede, non ci crede, non ci crede. Mica ne mangiare danni, una porzione. Finita. La carne non c'è più, Enrico. La carne non ci sta più, finita. Se n'è andata poca. Ci siamo mangiati in 3 un chilo di carne, un chilo di pietrata, ci no, siamo mangiati. Non ti fai problemi, ma stava scherzando Enrico, dai, stava scherzando, non ti fai i problemi. No, scusami, ti chiedo venia. Comunque digli qualcosa, Enrico, digli qualcosa. Digli qualcosa, ci stava scherzando, dai, stava scherzando. Mi ha fatto vedere dei bei sederi, mamma mia, signore. Però digli che scherzava. Sì, dai, dai, scherzavo, scherzando, mi ha fatto una battuta... Dai. D'amicizia, dai. Però mi piacerebbe conoscerti. Aie io, aie! Ah, sì? Mi piacerebbe conoscerti. Ah, sì? Ci senti, cerqua? Usa la Ianna che la cerco la mia. Allora... Dicevamo... Sai che ho 2 giorni che mangio le olive delle piane mie? Quelle sottosale. Fate un 11 barattoli di che hai detto? Un minore di 14 anni, un modo guarda. Non ho capito, scusa Ha cercato su internet, non ne fa niente, ma te dai, non ti sta a preoccupare. Ma te babbo, ok, se per mandare in diretta un minore di 14 anni e tenere le registrazioni per un periodo illimitato non serve l'avvocato, pure Google Bard può fare un modulo valido legalmente pure come quello, ma non è in televisione, non stiamo in televisione, raga. Vabbè, non ti rivolgi a un avvocato, un notaio, una persona che sappia come fare, via. Tu metti che io faccio vedere un minore, ok? Un minorenne. Poi il genitore viene, mi chiede i soldi per il diritto d'immagine. Deve fare una liberatoria. Bisogna fare una liberatoria che viene qua a prestazione ad uso gratuito. È complicato perché dopo ci vuole tutti e 2 i genitori, perché la moglie e il marito devono essere d'accordo tutti e 2, entrambi. Madonna, YouTube vomita. Allora, tutto si fa, tutto si fa. Guarda Telegram in privato, ok Kevin? Fammi vedere. Ma perché dobbiamo andare a cercare rogna, ragazzi? Se volete venire da Matteo, solo maggiorenni, chiuso. Ti piace questa? Questa è bella. Bella, Re? Ti piace tanto? Beh, dici. È l'uomo. No, 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 questa non è un uomo, no, no. È un uomo. Ma che uomo? È una trans, babbo. Ah, una trans? Sì. Una porcalità. Tante volte ci sono certi trans che c'erano certi pezzi. Sì? Sì, sì, è un uomo, Henry. E mo ci sono tanti che, oh, cioè, perfetti. Allora, dai, su, che devo andare io. Via. Grazie mille Mister Malasma, ciao bello, grazie mille della sub, grazie, un bacio enorme, grazie mille, ciao Badaffer 43 mesi delle sub, grazie mille, Red sarà Red 6 mesi delle sub, Renato Bort 020 3 mesi e Salvo Coppa, grazie mille, stavamo scherzando tra amici ragazzi, vieni qua Henry, vieni, facciamo la chiusura, fate la chiusura, via ragazzi, mamma mia che fagioli, questi passano una storia Henry, grazie Benjè. Ragazzi, rifate sta ricetta. Via, vai tu. Allora, Henry, ragazzi, questa ricetta è finita. Oggi ringrazio Enrico perché è venuto fino a qua, ragazzi, che ha preparato questi magnifici fagioli. Veramente, ho apprezzato veramente tanto, Enrico. Grazie, sono veramente stupendi, buonissimi, veramente. Da 1 a 10, forse il piatto più buono che abbiamo mai assaggiato in vita mia. Veramente, Henry. Grazie mille, Henry. Grazie, grazie a te che mi hai invitato. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Niente, io ringrazio te Matteo perché sei sempre preciso, mi chiami e Mi fa piacere, quando io mi presento che mi chiami tu, per me è una cosa molto, molto, molto sorprendente, perché sto con te e sto con i fan e sto con col padre, con Vincenzo. È un onore seguire questa famiglia, ragazzi. Voletevi bene e voletegli bene veramente, cercate di seguirlo nella maniera più dolce, che veramente sono persone stupende, sono persone stupende. Ecco, io quello che vi dedico è la ricetta di questa sera. Non ve l'ho spiegata per filo e per segno, però una volta ve la... ecco, tappanato lo spondino. Io sinceramente ne mangerei ancora, però non posso. Buonissimo, Rio. Non posso, perché devo stare attento, che io c'ho pure, ragazzi, io siccome ho avuto un'emorragia cerebrale e alla sera dovrei non mangiare, no? No, beh, devo stare leggero, capito? O latte e biscotti, o tè, oppure insalatone. Nonostante tutto ancora stai... so, grande formicolio sulla mano... Non senti niente? Dov'è che non senti niente? Qui, dappertutto, se io sento qui i miei pizzichi, qui non sento niente. Zero? Zero? Niente, qua proprio, zero? Come se ho le dita gonfie, dappertutto, fino a qui. Qua se pizzichi non senti niente qua? A sentire... No, no, qui non sento niente. Da qua inizi a sentire? Qui comincio a sentire... Ecco, il make up qui mi fa male. Qua ti fa male? Qui no, mi fa male tutta la mano, qui le dita. Porca troia, ce la fai a aggrappare per le cose? Sì, le cose le chiappo. Certo, non sento molto con le mani, anche quando prendo una pentola calda, non la sento. Non la senti? No, pochissimo, c'è una lieve... Va bene. Veramente ringrazio tutti, un abbraccio. Ragazzi, tutti quanti. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, domenica su Twitch. Ogni domenica si cucina, domenica sera. Guardate i liquori, ragazzi. Io vedo i ragazzi tutte le mattine sulla corriera. I ragazzi tutte le mattine, Matteo, culema, re. Sempre tutti mi dice così. Ragazzi, un giorno io non c'avevo il biglietto, il controllore mi ha detto scendi, se non c'è il biglietto scendi. Allora gli ho detto, questi sono 5 biglietti. Glieli dai tu allora a Enrico, glieli dai tu. Abbiato i biglietti, questo ragazzo che va a scuola, 10 biglietti la dati al controllore, e il controllore la dati a me. Ha detto non si può fare. Come non si può fare? Che io non posso regalare 10 biglietti a una persona? È una madonna. Oh, ma che cazzo siete? Ma perché non gli rastrava lo sangue a Pallucchi? Ma te, scusate, prima sotto, quando stavi sotto, no, stavi a fare la barba qui senza specchio. Ha preso la lametta, stava a farsi la barba, Enrico, senza specchio. Sì, sì. Come hai fatto? Poi non ti sei tagliato niente. No, precisa, ma come fai? Poi non me sei a me la pelle. Incredibile, un genio. Vabbè ragazzi, ci vediamo tra poco. Arrivo subito. Grazie mille, Enrico. Grazie mille, grazie, e ci vediamo alla prossima. Grazie che mi ha invitato, grazie, sì. Andiamo.